for attending this conference, which is della vostra presenza in questo convegno che vede più di 200 persone registrate. Credo che innanzitutto mi dovrei presentare. Sono Franco Farinelli, professore emerito di geografia all'Università di Bologna. Ho trascorso la mia vita scientifica a dedicarmi all'insegnamento e alla ricerca in tutto il mondo, a partire da questo millennio. Mi sono interessata nella storia del mare Adriatico. Io sono nato proprio di fronte a Spalato, sulla costa dell'Abruzzo, e da sempre noi ricordiamo tante cose che collegano la vita della mia regione alla costa orientale, appunto, del mare Adriatico. Stamattina farò da moderatore. Io spero che riusciremo a catturare la vostra attenzione con le presentazioni che sentirete di stamattina. E sono sicuro inoltre che gli argomenti di cui si parlerà, si discuterà stamattina, saranno di altissimo livello, e siamo molto lieti quindi di essere qui tutti insieme per parlare appunto del nostro mare Adriatico. Ecco, come vedete il logo di questa conferenza è una mappa piuttosto antica che ci consente di addentrarci immediatamente nello spirito del convegno, di questa realtà anfibia in qualche modo, dove vediamo il rapporto tra mare e terra, e un rapporto che ha caratterizzato questa terra da sempre. Oggi abbiamo bisogno fortemente di un nuovo modello per ripensare i nostri territori. Per reinventare in qualche modo questi territori, perché i modelli del passato forse non sono più adeguati. E spero che le presentazioni di questa mattina toccheranno tutti questi punti. Questi argomenti sono importanti non solamente per il nostro mare, il mare Adriatico, ma sono importanti anche da un punto di vista molto più ampio per il futuro dell'umanità. L'obiettivo dell'iniziativa, cofinanziato dal programma di cooperazione Italia-Croazia 2014-2020, è di promuovere uno spostamento verso il turismo sostenibile e la Blue Growth, valorizzando la storia marittima culturale degli otto porti italiani e croati coinvolti: Ancona, Ravenna, Venezia, Trieste, Rijeka, Zadar, Split, e Spalato e Dubrovnik. 4 di questi siti sono già siti UNESCO. Come esperto della materia, posso assicurarvi che questa rete si è impegnata per la ricostruzione di un'identità comune, definita dalla condivisione di uno stesso mare. E questo, credo, è già uno dei più grandi risultati e più importanti risultati di questo progetto. Il primo obiettivo di questa conferenza è di ispirare chi ci ascolta, grazie ad un dibattito ampio sui rapporti tra cultura e sostenibilità, concentrandoci su alcuni casi di studio di porti-città. In secondo luogo, il nostro obiettivo è quello di sottolineare le nuove opportunità consentite dalle nuove tecnologie per il trasferimento della cultura ad un pubblico molto diverso, molto differenziato, e in particolare la possibilità di abbinare l'esperienza tradizionale del museo a nuove esperienze immersive e remote. Per colmare le necessità che ci vengono date dall'impossibilità di viaggiare ai porti oppure per questioni di tempo. Alla fine di questa mia breve introduzione, vorrei solo aggiungere che avete la possibilità di comunicare con noi e le modalità verranno a breve indicate qui sullo schermo. Infine, è fondamentale ricordarci REMEMBER, che è l'acronimo del nostro progetto, che, come voi ben sapete, significa ripristinare la memoria dei porti dell'Adriatico, la cultura marittima per la promozione di una crescita territoriale equilibrata. Questo è l'obiettivo quindi di questo convegno e sono sicuro che saremo tutti desiderosi, siamo tutti desiderosi di ascoltare le relazioni che ci verranno proposte stamattina. A breve quindi verrà indicato l'indirizzo a cui ci potete scrivere. Inizialmente questo convegno doveva essere organizzato per l'inizio di maggio e purtroppo la pandemia del Covid ce l'ha impedito. Ecco quindi che abbiamo organizzato invece questo incontro virtuale e sono molto lieto a questo punto di introdurre Pino Musolino, commissario speciale e presidente dell'autorità portuale. Dottor Musolino ha la parola. Grazie a tutte le persone che si sono collegate oggi, sono molto felice di essere qui oggi per festeggiare assieme a voi e celebrare assieme a voi la prossima fase di questo progetto che è stato avviato nel 2016. È stato uno dei primi progetti a cui mi sono dedicato quando sono diventato presidente dell'autorità di sistema. E sono molto lieto quindi di essere qui con voi in questa conferenza di chiusura. Sono già state anticipate alcune cose, 8 porti, una condivisione molto ampia di idee e di tradizioni, questo che è il nostro mare Adriatico, attraverso cui per secoli abbiamo condiviso la vita, gli sforzi, l'amicizia, così come le conoscenze e la cultura. E sono molto sorpreso dal fatto che i porti sono intesi come luoghi dove si crea economia. Molto spesso i porti vengono valutati solo per il traffico generato e raramente però sono considerati come costruttori di una tradizione culturale di un luogo. Ma domandiamoci che cosa sarebbe Ravenna, Venezia, Trieste, tutti i porti che sono qui riuniti oggi, come sarebbero queste città se non fossero stati porti? Dobbiamo quindi creare questa consapevolezza che essere un porto ci rende molto di più. Condividiamo molte cose. Ci sono molte cose che abbiamo sviluppato insieme, pensiamo alle tradizioni anche alimentari, le tradizioni culinarie quindi che ci uniscono, le credenze, le cose che noi festeggiamo sono molto simili. Ecco che quindi abbiamo contribuito molto fortemente all'identità dei territori, al genus loci. Come porti noi abbiamo creato, abbiamo formato l'identità dei luoghi in cui siamo stati fondati. Ecco che quindi è fondamentale continuare a promuovere in qualche modo la cultura che è stata trasmessa. Ecco, città che forse non esistirebbero se non fossero stati i porti. Il benessere creato dai porti è stato quindi trasferito nella costruzione dei palazzi, di tutti quegli edifici che noi apprezziamo oggi delle nostre città. Il punto quindi è com'è che noi possiamo trasformare tutte queste informazioni, queste tradizioni in qualcosa che può essere utilizzato e adottato e digerito in qualche modo da un grande numero di persone in modalità smart, ma facile. Abbiamo pensato quindi al museo virtuale. Grazie alla tecnologia esistente possiamo creare un contenitore di idee, un contenitore di informazioni e di dati storici che possono essere fruiti ovunque attraverso diverse piattaforme. Alla fine del progetto, e speriamo che questo avvenga prima dell'estate del 2021, presenteremo a tutti voi il risultato finale, che sarà di fatto una modalità molto semplice da utilizzare, portabile. E adesso siamo in una fase in cui non abbiamo più bisogno di un luogo fisico per trasmettere le informazioni e le idee. E quindi grazie alle nuove tecnologie, alla realtà aumentata, al georeferenziamento, ai QR codes, possiamo sviluppare qualche cosa di nuovo, e l'abbiamo fatto insieme, noi partner di questo bellissimo progetto che si concentra appunto sulle tradizioni culturali e la storia dei nostri territori, creando un progetto e un concetto che è molto più ampio in termini di sostenibilità, che non riguarda solamente l'ambiente. Certo che l'ambiente è una delle cose più importanti, dei fattori più importanti della sostenibilità, ma si parla anche di sostenibilità economica, sociale, e in particolare in questo caso sostenibilità culturale, quindi come possiamo mettere insieme l'identità di quello che siamo stati e quello che invece siamo e quello che noi vogliamo essere nel futuro, condividendo le conoscenze, condividendo le idee, condividendo il nostro passato al fine di essere più consapevoli di chi siamo oggi e di dove stiamo andando. In questo modo possiamo creare delle basi molto forti per capire dove vogliamo andare per il futuro e nel futuro. Un esempio veramente eccellente, direi, E dopo la mia breve presentazione vedremo un video in cui verrà spiegato molto eloquentemente come sarà strutturato questo museo virtuale. Ma sono molto lieto, devo dire, di quello che è stato fatto e ringrazio tutti i partner, ringrazio Rodolfo Giampieri di Ancona che parlerà dopo di me e tutti gli altri presidenti con cui ho avuto il piacere e l'onore di lavorare in questi ultimi anni. È stata un'esperienza fantastica e rafforza l'idea che siamo tutti parte di uno stesso mare, il mare Adriatico. Abbiamo costruito insieme la storia, abbiamo molte cose in comune. Il nostro passato contiene informazioni e fattori che ci aiuteranno per costruire il nostro futuro. Quindi ancora una volta ringrazio tutti i partner, ringrazio tutti i collaboratori, tutti coloro che hanno lavorato in questo bellissimo progetto che ha ottenuto dei risultati molto interessanti e spero che i futuri utenti di questa piattaforma saranno così contenti della piattaforma come lo sono stato io. Quindi ho visto che il programma prevede delle presentazioni veramente molto interessanti e non vedo l'ora di ascoltarli. Grazie ed ora Venice rises from the heart of the lagoon in a limbo between land and sea, both as a refuge and an open door to new markets and new cultures. The relationship with the sea has been the lifeblood of Venice and its inland since the very first city settlements, bringing much prosperity from the times of the Republic of La Serenissima up to the present day. Over the centuries, the Venetian maritime port culture amazed the world with its innovative technologies, proposing successful engineering solutions like the invention of the assembly line, which was experimented in the infernal Arsenale dei Veneziani, that had so filled Dante Alighieri, Middle Ages, with ominous wonder. The same spirit that animated the Venetian arsenal in ancient times is still alive today in Porto Marghera, a forge of productivity and services fueled by the many entrepreneurial realities that, looking out over the sea, continue to hold a fundamental stake in port facilities. An invisible thread ties together the ancient and modern of Venice's maritime port culture. All one needs to do is think of the gigantic columns transported by sea from Constantinople and erected on the palace pier of St. Mark's in the 13th century. They are not only symbols of the artistic splendor of the city, but they are also monuments of the daring ingenuity capable of handling majestic, extraordinary loads. Passed down through the centuries, this skill still distinguishes the Venetian port facilities, still at the Italian forefront in handling exceptional cargo and more. The trade and industry of the Veneto region and of the Italian northeast have always lived in symbiosis with the port reality. Discovering the past and present of this relationship with the sea can help give us a glimpse of what the future of the territory holds. The virtual museum of the Port of Venice aims to lead the explorer in the rediscovery of the key locations in this millenary reality. From the ancient fishing tradition of the port of Chioggia, to the evolution of Venice's trade routes in the Mediterranean, to the Far East, but also to Northern Europe. From the historic excellence of the Venetian arsenal to the entrepreneurship operating in today's port. The virtual museum of the Port of Venice will be accessible through many devices. It will allow you to navigate the exhibit even from home, discovering the Venetian maritime port culture in an immersive way, traveling through time, retracing ancient routes, and interacting and discovering the secrets of symbolic monuments of the city. It is an ambitious project, but also one that is accessible to all, combining history and technology through 3D models, augmented reality and interactive contents, innovative tools to immerse yourself in the past, to know the present, and imagine the future of Venetian maritime culture. The Virtual Museum of the Port of Venice, tracing the routes towards the future. Grazie, grazie dottor Musolino per il suo intervento e grazie per il suo video. Sono sicuro che tutto il pubblico che ci sta ascoltando non vede l'ora di esplorare passato, presente e futuro del porto di Venezia grazie a questa esperienza virtuale che sarà disponibile dalla fine dell'estate prossima. Ora, passando alla seconda istituzione presente oggi, sono lieto di presentarvi il signor Rodolfo Giampieri, presidente dell'autorità di sistema portuale dell'Adriatico centrale, che ha il ruolo di project leader, leader di progetto. Signor Giampieri, ha la parola. Buongiorno. Un ringraziamento a tutti quelli che hanno lavorato perché questo progetto prendesse corpo. Sono stati tutti molto bravi, ma un ringraziamento anche al mio amico Pino Musolino, che con questo video ha veramente emozionato e ha dimostrato quanto una città come Venezia possa essere veramente ambasciatrice nel mondo del bello, del raffinato, ma soprattutto di storia e di futuro. È molto interessante questo progetto perché è in un contesto importante, il contesto della macroregione adriatico-ionica, una macroregione che ha trovato nel mare e trova nel mare la connettività tra le due sponde, quella dei Balcani e quella dell'Adriatico italiano. Sono cose importanti, la macroregione ci ha insegnato a superare i campanili, a superare i confini, a parlare una lingua unica di un mare che dobbiamo interpretare, secondo me, come un ponte fluido che unisce due sponde che in qualche modo devono parlare una lingua comune, devono creare progetti comuni, devono identificare uno sviluppo comune. E questo di Remember è un progetto comune che unisce, che fa sintesi, ma che fa anche un unicum dentro il quale proporre che cosa? Proporre uno degli elementi di sviluppo che è la cultura, che sono ormai imprescindibili. Passa attraverso la cultura, passa attraverso il turismo culturale, passa attraverso il turismo di qualità. E questo concetto che riporta i porti al centro dell'attenzione, io credo che sia molto interessante sotto tanti punti di vista, soprattutto quello del ristabilire un corretto rapporto tra porto e comunità. Spesse volte questo rapporto si è in qualche modo lacerato. Alcune volte i porti e le città non hanno più dialogato. Credo che questo sia uno degli elementi per cui il rapporto porto-città, porto-comunità torna ad essere di attualità. I porti ormai debbono essere interpretati come gli ambasciatori della Blue Economy. I porti sono i luoghi attraverso i quali la Blue Economy, che è un titolo soltanto se non viene declinato in atti concreti, diventa motivo di sviluppo vero. Nei porti c'è di tutto, c'è la pesca, c'è il lavoro, ci sono i passeggeri, c'è la storia, ci sono i monumenti. Per cui la sintesi di una civiltà, la sintesi di una civiltà che si è sviluppata attraverso il mare, la sintesi di rapporti che si sono sviluppati attraverso il mare e che naturalmente hanno come elemento unico, come porta unica d'accesso ai territori, i porti. Credo che questo riporti i discorsi all'interno di un concetto molto importante, che è quello dell'identità. L'identità è uno dei temi importanti che vanno riscoperti deve diventare orgoglio, non deve diventare il limite del dire ho fatto sempre così, chiaramente, ma sono le radici dalle quali partire per confrontarsi e sviluppare un futuro diverso. Non dobbiamo far finta di non rendersi tutti conto che il Covid-19 sta cambiando alcune percezioni, sta cambiando alcune sicurezze, sta cambiando alcuni valori che in qualche modo dovremmo interpretare molto velocemente per non rimanere spiazzati. E la riscoperta del ruolo economico del porto da parte delle comunità è una cosa importante, ma se viene il tutto condiviso con la riscoperta che le radici di un territorio, le radici di una comunità sono nate intorno ai porti, e lo possiamo vedere benissimo dai monumenti importanti, dai monumenti storici che ci sono all'interno dei porti. Ecco, questo io credo che debba diventare un modo nuovo di affrontare termini nuovi di sviluppo, perché poi alla fine lo sviluppo è un elemento che si conquista tutti i giorni, che si costruisce tutti i giorni, e nei quali per esempio Pino Musolino e tanti altri presidenti, insomma, dei porti si misurano costantemente, rimettendo al centro uno degli elementi di sviluppo che sono nostri e non possono essere in qualche modo dimenticati. Parliamo di sostenibilità, la sostenibilità ambientale è uno delle nuove grandi sensibilità alle quali dobbiamo rispondere con decisione, però anche con idee nuove. La tecnologia credo che sarà uno degli elementi che ci aiuteranno molto nella riscoperta della sostenibilità ambientale, perché come diceva un filosofo che a me ha colpito molto, tutti vogliono tornare, questo motto, tutti vogliono tornare alla natura, ma nessuno ci vuole tornare a piedi, per cui è evidente che alcune conquiste di comodità debbono essere adesso sopportate e supportate dalla tecnologia, che in qualche modo ci deve aiutare, perché la sostenibilità ambientale non è sufficiente, va accompagnata dalla sostenibilità economica e dalla sostenibilità sociale, altrimenti rimane anche quello, uno di titoli, un titolo senza nessun tipo di svolgimento. Io amo ricordare e dire che ho un'età nella quale le mie maestre davano i titoli dei temi, però sotto dovevano scrivere svolgimento, cioè noi dovevamo fare lo svolgimento. Qui siamo sempre troppo spesso in questa età contemporanea fermi ai titoli, ma i titoli servono a poco se non ci sono gli svolgimenti, che sono le cose più difficili da fare. Facile dare un titolo, difficile fare gli svolgimenti. Ne parlavamo con Pino Musolino anche ieri, quanta pressione, quante decisioni, quante responsabilità ogni giorno ti devi prendere in un mondo che sta cambiando velocemente soprattutto i paradigmi di riferimento. Ecco, io penso che su questi temi la riflessione deve essere profonda. Deve essere profonda perché? Perché dobbiamo essere in qualche modo relazionati bene e contemporanei a che cosa? A una necessità di cambiamento che il mondo moderno sta spingendo in maniera molto forte e molto veloce, che va a sbattere però con una burocrazia difensiva che rende tutto più difficile. E allora, se modificare una destinazione di una banchina, se modificare la destinazione di una zona portuale, ad Ancona abbiamo recuperato alla città un'intera zona portuale che ormai serviva poco ai traffici commerciali, ma che invece era piena ed è piena di monumenti, Arco di Traiano, un Arco Clementino, cioè reperti storici, spazi di ricordo di una partenza di 800 anni fa di San Francesco per l'Africa, per cui ci sono spazi molto importanti recuperati alla città, ma l'abbiamo recuperati per creare anche nuova economia. Beh, cambiare le destinazioni, attualizzare le necessità, vuol dire entrare in un ginepraio di filiera di autorizzazioni che veramente ci vuole tanta costanza, tanto coraggio per affrontare con forza questi temi. Ci tengo a sottolineare quanto la tecnologia, come sosteneva Pino Musolino, stia semplificando la nostra vita. Oggi ci stiamo parlando a chilometri di distanza uno dall'altro in maniera perfetta e precisa, e quella stessa tecnologia però ha dato un impulso di velocità che in qualche modo deve avere risposte a tutti i livelli. La velocità della tecnologia è una velocità che ha abituato le persone ad avere le risposte in tempi reali, e non aspettano neanche più, non hanno neanche voglia di aspettare i tempi. Per cui se non parametriamo la società complessiva a queste cose, è evidente che alcuni problemi ce l'avremo. Fare un museo virtuale, ma soprattutto mettere in relazione tante realtà diverse, sarebbe stato impensabile senza la tecnologia. Ecco, io credo che queste sono le grandi trasformazioni della società, dopo la corrente elettrica, dopo le grandi invenzioni. Io credo che l'informatizzazione, internet e tutto il mondo della tecnologia avanzata siano le nuove frontiere del cambiamento, e noi oggi con questa iniziativa ci mettiamo dentro al cambiamento, parlando una lingua moderna, rispettando la nostra storia, partendo dalla cultura, partendo dalla realtà culturale, partendo dalla nostra storia, non rinnegabile, anzi da esaltare, trasformandola però in modernità. Questo è quello. Noi avevamo sempre pensato che i monumenti fossero da tenere dentro teche di cristallo. Oggi credo che vadano anche in qualche modo goduti e utilizzati dalla comunità, con rispetto, ma goduti e utilizzati dalla comunità. Ecco, io concludo l'intervento soltanto ribadendo questo progetto molto interessante, molto importante, e ripeto, ringrazio tutte le persone che hanno lavorato e stanno lavorando e lavoreranno a questo progetto molto ambizioso, che abbraccia la storia passata ma interpreta il futuro creando una rete tecnologica di assoluto rilievo. Ecco, questo è uno dei metodi e dei modi per ristabilire rapporti corretti tra città e comunità, per ristabilire rapporti corretti tra porti e persone, ma soprattutto per mettere al centro dell'attenzione il mare, perché a parole è sempre stato al centro dell'attenzione, ma nei fatti noi dobbiamo renderci conto di quanto questa realtà, questi ponti fluidi possano facilitare i rapporti tra le persone, come sono sempre successi. Nel tempo passato l'Adriatico è stato motivo e modo per unire le culture, uniformare le idee, ma soprattutto scambi anche commerciali. Ecco, io concludo veramente ringraziando chi sta lavorando a quest'idea, ma ringraziando anche chi ci crede in quest'idea, ma soprattutto sottolineando il fatto che un futuro che parte da un passato deve trovare una condivisione nel superamento delle barriere, ma soprattutto dei confini. Grazie. Aspetta. Dottor Farinelli, non la sentiamo più. Attivi il microfono, grazie. Ok. Mi scuso, grazie signor Giampieri, anche per aver sottolineato che identità significa relazioni con altri e con la tecnologia allo stesso tempo. Ed ora, ultimo, non meno importante, abbiamo un altro relatore, il signor Rosset, che rappresenta la Regione Veneto, l'autorità di gestione del programma Italia-Croazia. Signor Rosset, ha la parola. To all of you, Commissioner. Vorrei portarvi il benvenuto a nome appunto della Regione che si congratula con tutti i partecipanti per aver pensato e quindi sviluppato questo progetto che noi consideriamo molto importante per diversi motivi, che andrò brevemente a condividere con voi. Da quanto capisco ci sono gli interpreti, che ringrazio per il loro appoggio, e quindi adesso passerò a parlare in italiano. Oggi la valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, culturale dell'Adriatico, che è rivolta prevalentemente alla generazione di economia e quindi di flussi turistici, e noi sappiamo quanto importante sia il turismo, quanto fondamentale sia il turismo per le nostre economie, ma sappiamo anche quali sono i tanti problemi che il turismo porta direttamente assieme ai suoi benefici nei nostri territori. Tantissimi progetti di cooperazione territoriale, non solo di Italia-Croazia, ma anche di altri programmi trasfrontalieri, transnazionali, hanno lavorato su questi temi, e ora che ci troviamo alla fine di un settennato, 14-20, possiamo tirare un po' le somme di quello che abbiamo visto in questi anni e vedere che sostanzialmente le criticità del turismo sono state identificate in tre dimensioni. La dimensione spaziale, ovvero il turismo si tende a concentrarsi nelle aree più remunerative. La dimensione temporale, il turismo tende a concentrarsi in alcune stagioni. E naturalmente la concentrazione anche di tipo tematico, cioè si vanno a vedere e a fare prevalentemente più o meno sempre le stesse cose. Quindi queste sono le tre sfide e le tre soluzioni che i progetti in questi anni hanno individuato. Gli sforzi che hanno fatto per trovare delle soluzioni sono stati appunto nella direzione di sciogliere un po' queste concentrazioni, appunto delocalizzando il turismo verso aree sempre di grande interesse ma meno note, destagionalizzandolo, quindi cercando di muovere il turismo in altre stagioni rispetto a quelle tipiche del turismo, e anche differenziando l'offerta, quindi differenziandolo dal punto di vista tematico. Ecco, i porti sono un luogo naturale di concentrazione dove confluiscono da varie parti del mondo cose, quindi merci e persone, quindi per il traffico commerciale ma anche per il traffico turistico, e di conseguenza sono estremamente all'avanguardia sui temi della concentrazione, perché proprio vedono fluire, vedono svolgersi all'interno delle loro aree questi flussi con questi problemi. Ovviamente la prima considerazione quindi è quella di dire che i porti su questi temi sono degli osservatori privilegiati, cioè hanno la possibilità di accedere a dati, di vedere delle cose che altri soggetti magari vedono con più difficoltà o in ritardo. La seconda considerazione parte dal fatto precedente, cioè essendo osservatori privilegiati, quindi all'interno di questi problemi sono anch'essi parte del problema, e essendo, la fortuna è che essendo parte del problema, sviluppando consapevolezza, naturalmente si può diventare anche parte della soluzione. E i porti, lo abbiamo visto in questo settennato, hanno contribuito a risolvere tantissimi problemi, il tema dei green ports, il tema della sicurezza, il tema della sburocratizzazione, e in questo caso, per quanto riguarda il progetto Remember, anche il tema della differenziazione tematica del turismo, della fruibilità del patrimonio culturale. Quindi il primo punto sono osservatori privilegiati, il secondo punto sono anche attori che hanno preso consapevolezza e si muovono in direzione, perlomeno per cercare di mitigare gli effetti negativi del turismo. Terza ed ultima considerazione parte dal fatto che siamo estremamente contenti, estremamente soddisfatti, perché un progetto come Remember ci aiuta a rivitalizzare, a rispolverare quello che è lo spirito dei fondi comunitari, sia i fondi mainstream, ma soprattutto i fondi della cooperazione territoriale dovrebbero servire non per fare cose che tu puoi fare già con le tue risorse proprie, ma dovrebbero servire per fare delle attività che con i fondi propri non faresti. Quindi lo diceva prima il presidente, il commissario Musolino, quando si è detto un po' stupito positivamente per vedere, nel vedere appunto che i porti riescono a fare queste attività di tipo culturale, ma è una scoperta molto, molto bella e è alla portata di tutti, lo abbiamo capito, è estremamente positivo, estremamente naturale che i porti, soprattutto all'interno dell'Adriatico, quindi di una vecchia Europa, abbiano tantissimo da offrire dal punto di vista culturale e quindi anche turistico. Il tema quindi, diciamo, della cooperazione territoriale è questo: la cooperazione territoriale dovrebbe servire per spingere i soggetti un po' oltre le proprie attività core, per le quali hanno già i loro fondi, le risorse proprie a disposizione, che devono usare per fare quelle cose. I fondi della cooperazione territoriale servono per cercare di continuare a esplorare nuove frontiere, per riperimetrare il campo d'azione, spingendosi sempre un po' più in là, e quindi bene faceva il presidente Giampieri prima a ricordare un tema sulle quali le Marche sono da sempre in prima fila, che è appunto la strategia EUSAIR. Noi in Veneto siamo interessati sia dalla strategia EUSAIR, che seguiamo proprio qui anche in questo ufficio, e della strategia EUSALP, quella dedicata appunto alle aree alpine. Ecco, questi sono strumenti che ci consentono e ci spingono ad aumentare le frontiere della nostra azione, e quindi siamo contenti di vedere che questo progetto Remember ha fatto un uso originale, un uso proprio dei fondi della cooperazione territoriale, evitando quindi di finanziare attività, diciamo, proprie attività per le quali certi enti sono stati istituiti. Quindi a noi sembra che Remember sia un progetto esemplificativo in questo senso, ci pare che stia facendo le sue attività egregiamente, siamo ansiosi di vedere alla fine quali saranno i risultati di questo progetto, e vi ringrazio. Farinelli, il microfono per favore. Many thanks to you, Mr. Rosset, because your speech is a very... Che bella introduzione al nostro prossimo relatore. Che parlerà di hub culturali. Il porto, quindi, come hub culturale, che ha molto da mostrare. E quindi sono lieto della presenza dell'UNESCO che ci parlerà della cultura come promotore di città sostenibili. Una domanda, se volete, retorica. E sono molto lieto quindi di introdurvi il nostro ospite d'onore, il signor Ernesto Ottone Ramirez, il vice direttore generale per la cultura di UNESCO. Prima di assumere questa carica, il dottor Ramirez è stato il primo ministro della cultura, delle arti e del patrimonio del Cile dal 2015 al 2018. Come ministro della cultura ha creato un'unità per i primi popoli, un'unità per la migrazione, per i migranti, ed ha rafforzato la norma sul copyright e sulla tutela del patrimonio. Grazie, alla parola. Grazie, la ringrazio molto, professore. Innanzitutto sono molto lieto di potermi unire a voi in questa conferenza per esaminare i primi risultati del progetto Remember, il cui obiettivo è quello di ripristinare i ricordi dei porti dell'UNESCO, alcuni dei quali, è stato ricordato, sono siti UNESCO. Ringrazio inoltre l'autorità di sistema dell'Adriatico settentrionale e per quello che ha detto prima. Come ci ha ricordato, sono tutti questi porti dove è stata promossa fortemente la creatività. E 246 stati della rete delle città creative dell'UNESCO sono città che sono anche porti. Le città che sono porti in qualche modo inglobano culture, sono luoghi di apertura, di diversità e di inclusività. Sono luoghi molto vivaci dal punto di vista culturale, sociale, portano e apportano idee innovative, soluzioni creative. Quindi, spronato da questa vivacità, i porti hanno un ruolo molto importante da giocare nell'ambito dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Le città porto portano tradizioni, cultura, patrimonio, però, come ho detto, anche creatività e sicuramente anche innovazione. Trovano una soluzione soluzioni molto interessanti alla necessità di promuovere un turismo resiliente e in qualche modo diverso, l'uso sostenibile delle risorse del mare. Le sfide affrontate dalle città porto storiche sono grandi. L'UNESCO monitora lo stato di conservazione di tutte le città nella sua lista, quindi si concentra sulla conservazione, sull'impatto del sovraffollamento dovuto ad un eccessivo, ad un turismo eccessivo, e sappiamo che il turismo ha un ruolo molto importante in molte città dell'Adriatico. I porti sono dei luoghi in cui appunto i turisti accedono alle città. Molto spesso queste sono città molto attrattive dal punto di vista culturale e quindi turistico, quindi sono molto attraenti per i turisti. Per le città porto il turismo è un'opportunità di sviluppo e di investimento. Sappiamo che il turismo contribuisce alla promozione della consapevolezza dell'importanza del patrimonio, e la promozione della memoria nelle città dell'Adriatico è molto importante anche per le generazioni future. Come ho detto, alcune delle città che partecipano al progetto Remember sono nella lista dell'UNESCO, sono siti protetti dall'UNESCO. Penso a Venezia, Dubrovnik, città che hanno visto un aumento esponenziale dei turisti, soprattutto nelle stagioni di picco. E questo ovviamente pone sotto grande sforzo la città e la comunità locale. Il quadro nel 2020 ovviamente è molto diverso. La pandemia ha provocato le restrizioni al viaggio che tutti noi conosciamo e questo ovviamente ha impattato molte delle città turistiche del mondo. E secondo le cifre date dall'Organizzazione Mondiale sul Turismo c'è stata una riduzione del 65% del numero di turisti dall'inizio dell'anno, portando a perdite per più di 460 miliardi. L'impatto di questa riduzione nel turismo ha colpito molto le città porto, che hanno visto una riduzione delle entrate per la popolazione locale. E pensiamo al fatto che 200.000 lavori sono stati persi secondo la CLIA a causa della sospensione delle operazioni croceristiche. Come risposta, l'UNESCO ha creato una task force sul turismo resiliente che vede anche la partecipazione di ICOMON ed altri per cercare di capire come questa pausa, se vogliamo dire, nei viaggi internazionali possa darci delle nuove idee per poter promuovere un recupero sostenibile e resiliente che possa creare i posti di lavoro di cui abbiamo bisogno nell'ambito della cultura, tutelando però il patrimonio. È stata quindi creata una roadmap che si rivolge ad alcune delle questioni molto importanti appunto per queste città. A giugno abbiamo organizzato un webinar che ha affrontato per l'appunto gli effetti del Covid-19 sulle città patrimonio dell'umanità. Ed è stato sottolineato appunto l'impatto negativo della pandemia su alcune città in particolare. Tuttavia, al contempo, è stato notato che questa improvvisa perdita di turisti di fatto è un'opportunità per riflettere su come il turismo culturale possa aiutare le comunità a ricostruire questo turismo in modo migliore alla fine della pandemia. L'UNESCO inoltre è patria o può supportare altri strumenti per la promozione del patrimonio per lo sviluppo sostenibile. Le raccomandazioni del 2011 propongono una comprensione più olistica, un modo più olistico per intendere il turismo, soprattutto nelle città porto. Promuovendo quindi lo sviluppo economico e sociale e al contempo la tutela del patrimonio, identificando il ruolo del turismo come fonte di promozione della società. Tutto questo come parte dello sviluppo urbano. Tutte queste raccomandazioni sono disponibili sul sito dell'UNESCO. Non c'è dubbio che la conservazione urbana è diventata un elemento chiave per lo sviluppo sostenibile, anche secondo quanto decretato dalla DG11 sullo sviluppo sostenibile. Negli ultimi mesi l'UNESCO ha lanciato l'indicatore Cultura 2030, con un atteggiamento positivo sulla possibilità di raggiungere tali obiettivi, e si sottolinea il ruolo della cultura per l'Agenda 2030 a livello sia locale che nazionale. Tale ruolo può aiutarci a raggiungere gli obiettivi. Ci sono varie questioni, la governance, il mapping del siti di interesse storico, e sulla base dell'esperienza di alcune città portuali patrimonio mondiale dell'UNESCO potremo tener conto di alcune delle proprietà fondamentali, il World Trade Center e altre autorità e istituzioni internazionali devono essere coinvolte per far sì che l'integrazione e la conservazione del patrimonio sia svolta in modo equilibrato, e vanno coinvolte e consultate le comunità locali per proteggere le eccellenze, ma tenendo conto anche degli stakeholder a livello locale. I governi locali devono far parte della discussione generale. Inoltre, infrastrutture importanti hanno il potenziale di comprendere la dimensione della conservazione nei progetti che sostengono la nostra vita sociale, ma anche le pratiche tradizionali, comprese le pratiche di costruzione tradizionali, come parte della tradizione importante per tante comunità. In generale, il patrimonio marittimo e portuale deve riflettere le necessità della comunità locale. Ci sono diverse strategie per arrivare a un equilibrio di questo tipo. Le città portuali si adattano ai cambiamenti sociali e culturali. Il patrimonio costruito può essere un'opportunità per il futuro. Un sviluppo sostenibile deve essere parte di questo equilibrio. Le città portuali possono costruire, come abbiamo già sentito, sulla loro identità per sviluppare altri settori economici, compreso un nuovo modo di fare turismo. Lo spostamento del porto al di fuori del centro cittadino dà una grande possibilità di recuperare queste parti centrali della città e la loro identità per uso pubblico. Gli spazi waterfront, parte del patrimonio portuale, vanno protetti e conservati, dando la priorità a usi pubblici con responsabilità sulle spalle della città. Aree portuali possono essere adattate a un riuso per scopi culturali, con un approccio basato sul valore. Esempi recenti comprendono il Bassin des Lumières della base sottomarini di Bordeaux, che è il centro artistico digitale più importante del mondo. Interventi come questi possono aiutare a preservare il patrimonio costruito delle città portuali. Continua il loro uso e allo stesso tempo si ha questo rafforzamento dei legami con la cultura locale. Prima di concludere vorrei sottolineare le sfide che ha di fronte un'altra città portuale al di fuori dell'iniziativa Remember, la città portuale di Beirut. Come sapete, il 4 d'agosto Beirut è stata danneggiata drammaticamente da due esplosioni terribili che hanno danneggiato la vita culturale e il patrimonio della città, in particolare nella sua zona portuale e intorno ad essa. In risposta a tale tragedia, UNESCO ha lanciato l'iniziativa Beirut per sostenere strategie a medio termine per ricostruire il patrimonio culturale e ravvivare la vita culturale a Beirut. Siamo stati lì con il direttore generale. Siamo stati davvero colpiti da come un porto possa sparire, un'intera parte del porto, e ci ha fatto riflettere su come si debba garantire la conservazione di tali aree per le generazioni future. So che un obiettivo chiave del progetto Remember è creare una rete tra le otto città portuali coinvolte, per avere uno sviluppo territoriale congiunto. Permettetemi di incoraggiare tutte le città portuali a unirsi alla iniziativa di sostegno a Beirut dell'UNESCO, e vorrei congratularmi per aver organizzato questa conferenza e per l'iniziativa Remember, Questa iniziativa arriva in un momento cruciale, con una crisi sanitaria mondiale che ci ha dato il tempo per riflettere su che tipo di futuro vogliamo per le città portuali e per i loro abitanti. Non ho dubbi che questo progetto sicuramente contribuirà a salvaguardare il patrimonio culturale di queste città portuali iconiche, costruendo sulla loro creatività e sul loro patrimonio a sostegno dello sviluppo regionale sostenibile. Grazie a voi tutti per averci dato come UNESCO l'opportunità di partecipare e spero veramente di avere ulteriori scambi con gli esperti che oggi partecipano a questa conferenza. Grazie. Lei ha spiegato in modo più completo, in un contesto mondiale, lei ha situato in un contesto più generale mondiale il tema che stiamo affrontando. Ha citato la storia delle città portuali adriatiche, che è l'unico modo per valutare, sottolineare la loro natura specifica e delicata. Grazie veramente. Ed ora lasciatemi sottolineare il patrimonio culturale delle città portuali nel contribuire a una progettazione positiva della loro resilienza trasformativa, per citare un concetto che fa parte dell'agenda ONU per il 2030. Il primo esperto che ci darà un contributo su questo argomento è la dottoressa Carola Hein, professore e rettore del Dipartimento di Storia dell'Architettura e di Pianificazione Urbana all'Università di Delft. Professoressa Hein ha la parola. Grazie, grazie per la sua presentazione, grazie per avermi invitato e congratulazioni a tutti i partecipanti al progetto Remember per il lavoro eccellente che hanno fatto. Vorrei dividere un po' di idee che spero aggiungeranno qualcosa all'argomento in questione, per assicurarmi che possiate vedere le mie diapositive. Una conferma. Vorrei parlare oggi, alla luce dell'argomento dimensione culturale delle città portuali, parlare del ruolo della cultura nel rendere resilienti nei secoli le città portuali. Da sempre i porti e le città hanno collaborato per rendere più semplici i flussi commerciali, il flusso di persone, il flusso di idee anche. E questa relazione tra il porto e la città nel tempo è stato di tipo resiliente, ha risposto a cambiamenti, a sfide che si sono poste di fronte a tale sviluppo, rispondendo in modo estremamente innovativo. Quindi c'è una cultura delle città portuali che rende tali città particolarmente resilienti nel tempo e fornisce loro la capacità di adattarsi alle sfide del futuro. Quando parliamo di cultura e cultura delle città portuali, ricordiamo un attimo qual è la definizione di cultura. Ne abbiamo sentito parlare di due approcci questa mattina, una relativa al patrimonio culturale, si concentra quindi sul patrimonio tangibile e intangibile che possiamo trovare in tante di queste città, edifici, elementi storici, ma abbiamo anche sentito parlare di cultura che deriva dagli attori nel porto, che agiscono attraverso il progetto Remember per dare nuova vita alla memoria storica, per costruire le strutture e le forme che hanno reso grandi nel tempo queste città. Quindi in questo senso direi che la cultura è più del patrimonio culturale, è un patrimonio che va conservato, e il signor Ramirez ne ha parlato, ma capire la storia del patrimonio costruito, delle istituzioni nelle città portuali ci può aiutare a dare una forma al futuro e affrontare le sfide che le città portuali devono affrontare se stesse. Bisogna capire il passato in modo conciso per gettare le basi per città portuali del futuro sostenibile. La cultura è negli edifici, nelle strutture, ma fa anche parte della vita della gente, delle organizzazioni, nelle loro pratiche, nei loro comportamenti. E le città portuali dell'Adriatico, il modo in cui hanno accettato questo progetto Remember, lo sostengono, ci ricorda l'elemento forte che le caratterizza, il loro coinvolgimento storico nell'innovazione e nella preservazione del passato. Come possono i porti sostenere la cultura che consentirà il futuro sviluppo delle città? Va riconosciuto che un porto non è soltanto un'entità chiusa, il porto si estende dal mare alle città circostanti che hanno infrastrutture portuali, ma anche alla terraferma alle spalle, creando collaborazioni regionali e collaborando tra città portuali per risolvere, per collegare lo sviluppo portuale a quello dell'Interland. La cultura delle città portuali deve essere parte dello sviluppo delle regioni circostanti. Il porto e la città vanno visti insieme per definire il valore del porto per la città e il valore delle città circostanti e della regione circostante per il porto. Abbiamo fatto delle esercitazioni con gli studenti esaminando mappe mentali, chiedendo agli studenti di disegnare il porto di Rotterdam, e come vedete sullo schermo è più, va al di là dell'immaginario del porto stesso con le banchine, le gru, eccetera. Per pianificare un porto del futuro ci serve una comprensione più approfondita del ruolo che la città svolge per la città portuale. Vedete qualche altra diapositiva? Quindi per pianificare per il futuro bisogna riconoscere la storia a lungo termine, il passato, strutture spaziali che sono costose e di lunga durata di solito, ma va riconosciuto anche per lo sviluppo della città il ruolo delle istituzioni che hanno il proprio passato che va considerato per capire dove ci troviamo e soprattutto dove vogliamo andare in futuro. E in questo senso incorporare il patrimonio nello sviluppo della città portuale utilizzando il patrimonio culturale come un agente di sviluppo sostenibile. Questo significa anche andare al di là degli edifici stessi, costruendo su queste strutture fisiche che già esistono. Il dottor Rodriguez ci ha già detto come il Mediterraneo sia un mare condiviso da tutte le città che vi si affacciano e molte altre. Vediamo come ci siano città, siti del patrimonio mondiale UNESCO nel Mediterraneo, tutte formate dalla forza del mare. Abbiamo cercato di mettere insieme le idee sulla resilienza delle città portuali in un film che non vi farò vedere, ma soltanto suggerendo come attraverso alcune immagini sia possibile creare un'interconnessione nel tempo tra porto, città, terraferma, comprendendo le immagini del passato, i quadri del passato che ci fanno capire l'essenza di questa relazione, mettendo insieme gli agenti, gli stakeholder, i cittadini, per affrontare le sfide che abbiamo di fronte, compreso il cambiamento climatico, ma anche la digitalizzazione, le migrazioni ed altri elementi di cambiamento. Dobbiamo affrontare queste urgenze che abbiamo di fronte, i problemi della migrazione, i problemi del clima, il problema della tecnologia, della mobilità. Dobbiamo mettere insieme tutti gli stakeholder della zona e affrontare delle strategie di transizione. Questo richiede una prospettiva a lungo termine, una ricerca multiscalare e collaborazione interdisciplinare. Questo già è parte di quello che facciamo con il progetto Remember oggi, quello che fate col progetto Remember oggi, quindi di questo mi congratulo. Un'ultima cosa che vorrei condividere con voi, un ulteriore pensiero: abbiamo lavorato cercando di capire come questa collaborazione storica si sia svolta in città diverse. Abbiamo fatto una valutazione comparativa di questo rapporto zone d'acqua, città portuale, terraferma. Abbiamo qui di fronte il caso di Rotterdam, per vedere come la partnership tra il porto e la città si sia svolta nel tempo. E se si esaminano da vicino queste mappe, si vede che nel caso di Rotterdam il porto ha preso il ruolo guida rispetto alla città. Mappe di zone diverse, quella di Londra e di altre città portuali, dimostrano sviluppi diversi. Nel caso di Amburgo, ad esempio, si vede come la città e il porto abbiano mantenuto i loro confini istituzionali. Questo tipo di analisi credo ci possa aiutare a capire in particolare gli sviluppi diversi, chi guida un certo sviluppo. Nel caso di Rotterdam sostengo che la guida sia sempre nelle mani del porto, per capire quali siano i paradigmi che hanno portato a questo tipo di relazione. Nel caso di Rotterdam, un porto statale che è diventato un porto di transito, che tipo di porto vuole essere Rotterdam in futuro e qual è il suo impegno con la regione che la circonda? Quale può essere il valore delle zone immediatamente circostanti? Un gruppo di studenti sta lavorando a un progetto per capire come recuperare le connessioni interrotte con la città intorno, per capire fino a che punto l'impatto dell'acqua sia forte nell'Interland, quali siano le attività delle persone che sono strettamente connesse al porto. Servono strategie di transizione per guardare al futuro, e credo sia importante guardare al passato, anche di migliaia di anni, di centinaia di anni, per cercare di capire quale possa essere la relazione porto-città in futuro. Gli studenti hanno sviluppato un progetto di una zona multifunzionale per il porto di Rotterdam, con sfruttamento di nuove energie, fonti energetiche, quello che potrebbe essere la mappa del porto di Rotterdam nel 2080. E poi si è cercato di visualizzare le transizioni per ricostruire un porto con terreno pulito, ad esempio, e le relazioni tra il porto e il territorio che ha alle spalle e il mare che ha di fronte, riconoscendo che non si tratta soltanto di una linea netta tra il porto e la città, ma come esistano dimensioni diverse nelle relazioni tra il porto e la regione e la città che lo circondano, l'impatto di un porto come Rotterdam e di molti altri porti adriatici può arrivare fino a 200 chilometri nella terraferma, cercando di capire il porto, città, regione come un ecosistema con tanti elementi, compreso il patrimonio culturale, che può essere una fonte di sviluppo importante. Pensiamo alle navi da crociera, al modo in cui influenzano l'Interland, come coinvolgano gite di tipo diverso, escursioni di tipo diverso. Pensiamo a nuovi modi per capire questa relazione e per riportare la città portuale più vicina agli utenti. In questo caso gli studenti hanno sviluppato quello che hanno chiamato un harbor hustle, con 4 tipi di agenti di sviluppo portuale, ciascuno di questi con i propri obiettivi da raggiungere, ma alla fine di questo gioco si cerca di capire quali siano i risultati, quale tipo di approccio sia più favorevole ai cittadini, quale sia il ruolo del porto moderno, considerando anche i cittadini come stakeholder. Abbiamo un corso online che cerca di sviluppare lo studio delle strategie di adattamento delle zone portuali, delle città portuali, e come questo possa permettere alla gente di capire meglio la relazione tra il porto e la città. Tutte queste discussioni, ed è importante anche per il progetto Remember, credo, stiamo sviluppando un'azione, un programma d'azione UFM, Union for the Mediterranean. In questo piano d'azione, in questo action plan, stiamo lavorando sulle città portuali come un punto d'accesso per lo sviluppo sostenibile dell'Interland. Stiamo cercando di capire come questo sviluppo storico a lungo termine abbia avuto un effetto sul presente, come si possa riprogettare il futuro in modo tale che sia sostenibile, inclusivo e coinvolgente per le popolazioni circostanti. Vi ringrazio per l'opportunità che mi avete dato di condividere qualche idea, e ancora grazie per avermi invitato e congratulazioni per questo progetto così interessante. Grazie. Signora Hein ci ha parlato di come la cultura è alla base di come noi vogliamo progettare il futuro. Solo un commento per dire che in questa progettazione del futuro il porto avrà un ruolo fondamentale. Grazie, professoressa. E ora il dottor José Sánchez, a capo dello sviluppo dell'Agenda 2030 AIVP, co-gestore della Port Center Network e della Experts Network. Ha la parola, signor Sánchez. Gentile introduzione e per averci invitato a partecipare a questa bellissima iniziativa nell'ambito del progetto Remember. Ecco, purtroppo non è stato possibile riunirci a Venezia quest'anno, tuttavia è sempre un'ottima occasione di incontro nonostante la distanza, per discutere la questione della cultura e i porti. È una sfida parlare dopo la professoressa Hein, cercherò nonostante questo di portare anch'io dei contributi interessanti. Ecco, ringrazio innanzitutto il team che si è prodigato appunto per organizzare questo evento. È stato interessante sentire innanzitutto un quadro più generale ed istituzionale per poi muoverci nell'ambito degli strumenti tecnici a disposizione. A me piace sempre introdurre le mie considerazioni con alcune immagini. E qui vediamo questa organica interazione tra città e porto, la vediamo bene in questa immagine del porto di Marsiglia e vediamo come questa situazione si evolve, la creazione di una separazione tra il porto che diventa industriale e tuttavia vediamo nonostante questo un'interazione tra la popolazione e il porto e qui invece vediamo la separazione netta, fisica e sociale tra la città e il porto, dove il porto non accoglie più il cittadino nel suo interno. È l'evoluzione di cui si è parlato. Questo ovviamente porta ad una serie di problemi noti. Molto spesso i porti infatti sono associati a questioni e problematiche ambientali, problemi associati alla regolamentazione dei traffici. Ecco il ruolo quindi di AIVP, perché il nostro ruolo è per l'appunto quello di rompere questa cesura che esiste, questa rottura che c'è tra porto e città. Con più di 180 membri in tutto il mondo, noi cerchiamo di condividere le conoscenze tra porti, regioni, società, università per cercare di trovare un'interazione fruttuosa tra città e porto, contribuendo quindi al sviluppo a livello mondiale. Questa è la nostra ultima iniziativa nell'Agenda 2030. Il nostro obiettivo è quello di adattare i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 al contesto delle città-porto, chiarendo quello che può fare il porto, come il porto può contribuire quindi all'ottenimento di questi obiettivi di sostenibilità e come questo può essere ottenuto grazie ad una interazione più efficiente tra città e porto. Abbiamo quindi identificato 10 aree fondamentali in cui i porti possono sviluppare azioni e strategie e qui li vediamo elencati, sono degli ambiti in cui i porti hanno un'esperienza, delle conoscenze molto forti. Non ho il tempo oggi di entrare nel dettaglio di ciascuno di questi 10 punti, tuttavia ciascuno di questi obiettivi comprende delle azioni specifiche che possono essere attuate dai porti o che possono essere utilizzate come guida per l'ottenimento di un rapporto proficuo tra città e porto. E oggi presenterei uno strumento che è veramente di grande valore per molti di questi ambiti e che si rivolge in particolare alla questione dell'identità, della cultura del porto. Innanzitutto è molto importante riconoscere che i cambiamenti che hanno luogo nelle città-porto si associa ad un'evoluzione che cerca di compensare la separazione di cui vi ho parlato. La priorità si concentra quindi sulla performance economica con l'evoluzione negli anni e che si concentra sulla performance quindi economica per poi abbracciare in un momento successivo anche la performance sociale. E qui vediamo delle iniziative che sono state sviluppate in tutto il mondo. È interessante come i porti stanno diventando degli hub di valore, con una comprensione dell'apporto dato dai porti alle città, considerando quindi tutte quelle dimensioni più sociali del porto. Lo strumento di cui volevo parlarvi oggi, tuttavia, è questa. È molto importante promuovere questo, perché la definizione originale è identificare il porto come luogo dove le città riconoscono il perno in qualche modo dell'agenda sociale per promuovere un processo di revitalizzazione del territorio portuale, creando quindi luoghi in cui il porto può spiegare il proprio ruolo e quindi rompere l'immagine, cambiare del tutto l'immagine molto spesso negativa che le persone possono avere del porto e quindi rendere chiaro il contributo che il porto può dare alla società, permettendo nuove forme di interazione con nuovi attori, con l'obiettivo di promuovere una nuova coesione sociale sulla base della capacità del porto di spiegare la propria dimensione. Abbiamo creato quindi la Port Sense Network, che raccoglie centri di tutto il mondo. Abbiamo cercato di creare una definizione comune con una carta che racchiude i principi fondamentali e vorrei però parlare dell'evoluzione che abbiamo visto dal momento in cui abbiamo definito appunto il concetto di Port Center ad oggi. E credo che sia fondamentale soprattutto se pensiamo agli obiettivi del progetto Remember e se pensiamo anche allo strumento finale del progetto Remember. Non ho molto tempo a disposizione, ma brevemente nella prima generazione vediamo che molti porti in Europa e soprattutto Anversa e Rotterdam hanno deciso di sviluppare questi luoghi, questi strumenti che sono di fatto degli edifici che consentono al porto di spiegarsi in qualche modo, di rappresentarsi davanti alle nuove generazioni per spiegare qual è il capitale rappresentato appunto dal porto. Qui abbiamo l'esempio del porto di Anversa, che alla fine degli anni '80 ha creato appunto questo centro, e qui invece vediamo l'esempio del porto di Rotterdam alla fine degli anni '90. L'obiettivo in entrambi i casi era quello di rappresentare il porto come luogo attraente per le nuove generazioni e luoghi dove potessero di fatto intraprendere una carriera interessante. All'inizio degli anni, quindi nei primi anni dei 2000, abbiamo visto una nuova generazione di centri. Questo è il porto di Genova, ad esempio. Dove vediamo dei progetti molto interessanti, è stato coinvolto anche Renzo Piano in questi progetti e l'obiettivo è stato quello di eliminare quei cliché negativi associati al porto che minano la base del rapporto tra porto e città. Molto spesso gli stessi cittadini che abitano nei territori del porto non capiscono più che cosa significa, qual è l'importanza del porto per la loro identità e per la loro vita quotidiana. Quindi questa separazione ha lasciato in qualche modo delle cicatrici nella città. Ci sono altri esempi e qui ad esempio abbiamo il porto dell'Aia, dei Le Havre, scusate, dove porto e città hanno lavorato insieme per spiegare che cos'è il porto, che cosa fa il porto, ancora una volta concentrandosi su quella che è la realtà oggi del porto. E questo invece è il Port Center di Bilbao, dove la rete ha tenuto un incontro poco tempo fa. In questo caso l'idea è quella di collaborare con il Museo Marittimo locale per sviluppare appunto il Port Center. E questo è molto importante perché vediamo una graduale interazione tra la spiegazione, il desiderio di spiegare il retaggio dato dal porto e l'identità della città, integrato in un'unica narrativa in cui il pubblico può di fatto vedere l'evoluzione del porto dal passato verso il futuro, con la spiegazione di tutti quei concetti veramente molto complessi che sottostanno il funzionamento e l'operatività del porto. Anche in Dunkirk c'è un nuovo Port Center che fa parte del Museo Marittimo della città. Un altro esempio di questa seconda generazione di iniziativa è il porto di Livorno. L'iniziativa in questo caso è stata sviluppata alla fine del 2015 ed è interessante per molti motivi. Innanzitutto perché adatta il concetto. Non è più così necessario investire così tanto come invece era stato fatto negli anni 80, agli anni 90, perché ci si concentra sul centro storico, quindi del porto, in questo caso questa fortezza, che d'altra parte dà nuova vita ad alcune aree della città che non erano più così importanti, quindi importante dal punto di vista storico-culturale, anche perché crea un dialogo più fluido tra il passato del porto e il suo presente. E questo è visibile anche negli strumenti scelti, dato che oggi abbiamo bisogno di una grandissima flessibilità perché non sappiamo quali saranno i cambiamenti nel futuro dei nostri porti, e quindi è molto importante d'altra parte che il porto sia descritto in modo più accattivante per le nuove generazioni. La flessibilità permette inoltre di poter spostare facilmente questo centro nel caso in cui si rendesse necessario in un futuro. I port center quindi sono fondamentali anche per la governance stessa del centro in cui è situato il porto. E ci portiamo ora alla terza generazione di iniziative. E questo è particolarmente importante, considerato quest'anno strano in cui stiamo vivendo, perché ci spostiamo verso un port center digitale. E si difende ancora l'importanza di un luogo fisico, però al contempo la digitalizzazione dei port center permette di democratizzare questo strumento. Non è più necessario quindi investire in un luogo fisico, ma di creare una piattaforma e uno strumento che possa d'altra parte raggiungere un pubblico molto vasto. Questo è il Port Center di Lorient in Francia, un porto di medie dimensioni e quindi molto distante dagli esempi di Anversa oppure di Rotterdam, tuttavia è un modello molto interessante per la regione proprio per la promozione del concetto del porto nell'ambito territoriale. D'altra parte questo ci permette di interagire con le nuove generazioni, è uno strumento molto flessibile e probabilmente molto più sostenibile dal punto di vista economico, e può essere utilizzato per alcuni eventi specifici. Una grande flessibilità quindi, che può essere facilmente aggiornato nel medio e breve termine. Ed è un primo tentativo di verificare come questo strumento può funzionare in termini di ritorno sull'investimento e per quanto riguarda appunto l'uso dei fondi a disposizione. E questo è un altro esempio che secondo noi è molto importante per il progetto Remember, che può essere una fonte di ispirazione. In questo caso abbiamo un port center interamente digitale sviluppato nell'ambito del programma Interreg di cooperazione tra Italia e Francia, non solo quindi parte di un progetto europeo, e questo è già molto importante, ma il fatto che si concentra sulla tradizione portuale in un ambito diffuso, simile a quanto possiamo trovare appunto nel Mar Adriatico, dato che ci si può concentrare su un ambito territoriale più vasto. Le persone quindi possono scoprire esse stesse il territorio senza essere legati da limitazioni territoriali, ma anche limitazioni di tempo. D'altra parte, uno strumento che può diventare uno strumento mobile, implementabile quindi anche nell'ambito di eventi specifici, dato che è sufficiente un piccolo container dove le persone possono sperimentare qualcosa di veramente unico. Inoltre è stato sviluppato un itinerario dove le persone possono visitare diverse postazioni o posizioni implementando quindi una grande idea di flessibilità dei contenuti forniti in modo digitale. Qui riassumo brevemente le caratteristiche fondamentali delle tre generazioni di Port Center e vediamo l'evoluzione da una strategia possibile solamente per i grandi porti che possono investire e il cui obiettivo è quello di spiegare il porto alle nuove generazioni. Vediamo l'evoluzione di questo concetto che può essere utilizzato da porti di qualsiasi dimensione utilizzando strumenti specifici attraverso cui l'utente può scoprire egli stesso il territorio del porto e dove i contenuti sono molto più flessibili e possono essere utilizzati ad esempio anche attraverso il cellulare. Progetti non associati a Port Center che però possono essere utili per questo tipo di attività. Questo è il progetto Port Towns nel Regno Unito, è un progetto accademico ed è interessante proprio perché suggerisce un itinerario nell'ambito della città. I cittadini quindi possono visitare in autonomia la città portuale, capire l'importanza del porto per l'identità e la cultura del porto e della città, e permette quindi ai cittadini di scoprire luoghi che normalmente sarebbero chiusi al pubblico. Un'altra idea molto interessante che è stata condivisa recentemente nella rete è la Instawalk, che fa seguito all'idea di cui ho parlato precedentemente, quindi la creazione di itinerari. In questo caso invece abbiamo un progetto sviluppato da Maurice Jensen, un esperto, per gli studenti del suo corso di master, ed è interessante perché sprona i giovani ad interagire con il patrimonio portuale a modo loro, dando quindi ai giovani delle idee, dei suggerimenti. Ad esempio, in questo caso veniva richiesto ai giovani di interpretare il porto a modo loro utilizzando Instagram, e a questo punto questi itinerari vengono resi pubblici e disponibili a tutti. È interessante questa interpretazione individuale, perché l'apprendimento attraverso il fare è stato sfruttato anche per creare una maggiore attività in qualche modo tra i visitatori della città. E la realtà aumentata, che offre delle opportunità veramente incredibili, credo che sia un mezzo che dovrebbe essere indagato più a fondo e sfruttato più a fondo anche dalle città porto. Abbiamo degli esempi di uso delle realtà aumentate in alcune città, soprattutto in siti archeologici o musei a cielo aperto, dove si sottolinea l'importanza di questo luogo per l'evoluzione della città e dove si promuove la conoscenza del rapporto positivo tra città e porto, quindi da un punto di vista storico. È interessante anche perché consente, ad esempio, di vedere il porto da sopra, quindi con delle prospettive inusuali. E quindi l'idea di un centro diffuso è ovviamente uno strumento molto utile in questo periodo di pandemia. Quindi, come dicevo, un'evoluzione del concetto di Port Center. Abbiamo visto che è uno strumento che può promuovere gli obiettivi dell'Agenda 2030. Non vediamo l'ora quindi di vedere i risultati del progetto. I musei, secondo me, potrebbero di fatto essere i port center digitali, e sarò ben lieto di sentire quello che emergerà quindi da questo progetto. Grazie. Grazie, dottor Sanchez, per il suo affascinante panorama di possibilità. Che sono, ci ha mostrato i luoghi in cui sarà possibile per i territori, per le città, riflettere su loro stesse. Da punti di vista affascinanti e interessanti. Ed ora passiamo alla parte tecnica di questa conferenza. In questa sezione i relatori mostreranno tre dimensioni principali del progetto Remember: le nuove esperienze museali, i nuovi strumenti di comunicazione e la nuova visione di una città portuale. La prima dimensione verrà delineata dal dottor Dražina, che ci darà il punto di vista del Museo Nazionale di Zadar, che è uno dei partner di progetto del progetto Remember. Dottor Dražina ha la parola. I održat ću kratku prezentaciju o digitalizaciji u muzejima. zaprepletak nešto malo o povijesnom razvoju muzeja. Pri muzeju u današnjem smislu riječi počeli su se pojavljivati u doba renesanse u Italiji. Postupnim oslobađanjem od srednjovjekovnih vjerskih utjecaja počinje se razvijati zanimanje za umjetničke. Questo materiale storico-culturale si traducono vecchi documenti antichi, greci o quelli romani, e quindi si aprono anche le prime gallerie, e quindi in quel periodo soltanto i ricchi cittadini potevano raccogliere pezzi d'arte, e quindi proprio le loro raccolte sono diventate le basi dei nostri musei attuali. Grandi cambiamenti si hanno nel XVIII secolo, quando questi musei diventano aperti, accessibili al pubblico, e quindi vengono esposti come collezioni dei collezionisti privati, e affinché i musei potessero soddisfare le esigenze del pubblico dovevano aprirsi. E poi nel XIX secolo compaiono altri rami scientifici e i musei incominciano a specializzarsi, e quindi incominciano a dividersi in musei archeologici, artistici, etnografici, e i più grandi cambiamenti si hanno nel XX secolo, quindi secolo dei grandi cambiamenti in tutte le parti della nostra vita, cioè soprattutto nella scienza, nell'arte. Le persone, cioè nel XX secolo, le persone sempre più connesse, e il mondo si trasforma in un grande villaggio, e quindi il museo ha un grande ruolo nel trasferimento delle conoscenze, del sapere, e quindi abbiamo questa digitalizzazione, e poi molti documenti sono stati raccolti nel passato, quindi si conservava, mentre oggi con la comparsa della digitalizzazione abbiamo nuovi concetti, nuovi compiti nei musei. Uno dei principali ovviamente pensare come il più grande numero di dati poterlo condividere con il pubblico, e quindi via internet i musei possono raggiungere non il pubblico consueto, ma anche il nuovo pubblico. Il pubblico del museo del XX secolo quindi soddisfava i propri bisogni con la visita ai musei, vedendoli i reperti. Il pubblico di oggi chiede qualcosa di più, vuole quell'aspetto emotivo, cioè vuole sentire, vivere le storie, quindi il prossimo compito futuro è la interpretazione di qualità, e quindi questo non è soltanto un modo interessante come trasmettere la conoscenza al pubblico, bensì questo comprende anche la partecipazione dei visitatori, e quindi quando i visitatori compartecipano nella creazione di questa storia museale. I musei odierni diventano istituzioni multidisciplinari, quindi devono essere multidisciplinari, e ciò non dipende soltanto sulla tipologia del museo, bensì anche dal pubblico che con le proprie richieste cambia il modo di interpretare dei musei, del proprio patrimonio. Quindi le nuove tecnologie sono un ottimo strumento che si utilizza per poter confrontarsi con questa sfida. Quindi questo diventa anche parte di esposizioni, cioè voi dovete sempre creare questa interazione, quindi il contenuto digitale ben concepito rafforza e rende più vivo questa esperienza durante la visita. Per quanto riguarda i contenuti, quindi ci sono gli sviluppatori, quindi creano un mondo che sia vicino, accessibile ovviamente ai visitatori, ma anche attraverso le reti internet, e quindi le tecnologie digitali nei piccoli musei. Per esempio, prendiamo il museo archeologico di Zara, utilizza questa tecnologia in diversi modi. Abbiamo questo schermo dove ci sono le immagini digitalizzate del nostro archivio. Ci sono 160.000 fotografie che sono organizzate in 4 gruppi, periodo preistorico, periodo antico, medioevo, nuovoevo. Quindi i visitatori possono fare le ricerche in base all'argomento, all'autore o in base al testo che gli interessa, quindi parliamo di uno schermo 110 cm in diagonale, sensibile al tocco, quindi cioè, toccando con il dito potete scegliere gli argomenti. L'applicazione permette diverso uso delle immagini e quindi con questo schermo interattivo, cioè questo contenuto del museo è adattato in modo unico a tutti i profili di utenti, sia gli esperti, archeologi, storici, sia che si tratti degli visitatori locali oppure le scolaresche, per esempio. Quindi abbiamo realizzato questa visita virtuale del museo, accessibile alla nostra pagina web, e oltre alla visita c'è l'animazione tridimensionale del forum di Zara, quindi questo forum che tra l'altro è visibile, i resti sono visibili attraverso le finestre del museo, quindi qui abbiamo questo ottimo connubio tra il patrimonio storico-culturale e nuove tecnologie. Per quanto riguarda il nostro museo nazionale, nell'ambito del progetto HERA è stato ricostruito, restaurato piccolo arsenale, perché fa parte del castello medievale del XIII secolo e per anni veniva utilizzato dalle milizie veneziane, poi è stato distrutto nel XVI secolo e poi rinnovato quando si costruiva questo nuovo sistema di fortificazione di Zara. Quindi si possono vedere soltanto le basi, le fondazioni e l'entrata nel castello, e quindi questo si trova subito dietro, quindi questo piccolo arsenale ricostruito nel 2017, quindi con il restauro poi è stato adibito al centro per i visitatori, per poter proseguire poi la visita verso il sistema fortificato della città. Quindi qui sono stati eseguiti minimi interventi architettonici e quindi quello che si è visto come la soluzione migliore. All'interno del piccolo arsenale si può vivere in due modi completamente diversi, in uno dove avete l'aspetto multimediale e poi quello completamente privo dai contenuti multimediali. Potete vedere tutti gli elementi conservati. Entrando nell'arsenale lo spazio diventa buio e su questo vetro, l'avete su questa superficie di vetro, c'è la proiezione e questo lastra di vetro verticale è praticamente invisibile finché non inizia la proiezione. Quindi abbiamo tre livelli, c'è questo schermo dove abbiamo questa applicazione multi-touch che potete fare diverse scelte, poi virtualizzazione della fortificazione, quindi con l'animazione del disegno potete vedere tutte le fasi dello sviluppo attraverso i secoli della fortificazione. E poi quindi questa interazione anche sul pavimento, di nuovo una lastra di vetro che invita i visitatori a questa specie di gioco. Poi si riaccende la luce, quindi lo schermo sparisce e potete vedere tutti gli elementi storici, architettonici dell'arsenale. Poi abbiamo il centro per l'archeologia subacquea, ed è anche lo status concesso dalla UNESCO, e si occupa della tutela del patrimonio archeologico subacqueo. Quindi abbiamo sviluppato i modelli tridimensionali per i siti subacquei, partecipando ad un progetto Virtual Arch che ha avuto 10 partner da 8 paesi. Il partecipante croato era la città di Zara, mentre il nostro centro ha partecipato come collaboratore. Quindi questo a Sucosciani, quindi vicino a Zara, si trova vecchio porto romano, ma la profondità da 1 a 3 metri sotto il mare, quindi qui abbiamo avuto queste strutture in pietra che sono state identificate come i resti del frangiflutti che proteggevano il porto, resti di una nave e altri reperti archeologici hanno permesso di datare il porto tra il III e il IV secolo. Quindi come un sito archeologico è stato definito già nel 1973. Però tutte le ricerche, le indagini dal 2016, dal 2017, poi nonostante la grande importanza di questo porto, scusatemi, è rimasta sconosciuta e proprio il progetto Virtual Arch ha dato la possibilità di creazione di questo modello virtuale, quindi attraverso le applicazioni mobili con cui si è anche ampliato l'offerta turistica, e quindi nel sito sono stati installati questi pannelli e quindi questo sito ha guadagnato per quanto riguarda la sua rilevanza, e anche la popolazione locale ha avuto la possibilità di informarsi, di conoscere il proprio passato e quindi di dedicarsi anche alla tutela, e così si sono resi consapevoli quanto è importante conservare un sito del genere. Perfine vorrei menzionare il museo della costruzione navale vicino più vicino a Sebenico di Betina. Quando il museo non partecipa al progetto Remember, ma promuove la cultura marittima, e patrimonio marittimo dell'Adriatico Museo è stato inaugurato nel 2015 per conservare la conoscenza tradizionale nella cantieristica navale. Poi importante trasmettere alle generazioni future, quindi qui si parlava anche della vita culturale tradizionale dell'isola di Murtera anche, e quindi qui abbiamo presentato attraverso diverse applicazioni nel museo, e anche poi è reso possibile la visita attraverso la rete. Per i giovani abbiamo creato questo gioco interattivo che si chiama il costruttore navale di Betina, cioè si hanno classico squero di Betina e si vuole, cioè lo scopo del gioco è in tempo più breve costruire la nave. Quindi questo gioco è stato pensato insieme con i costruttori di Betina, e per poter capire l'ordine, come si costruisce questo tipico natante, questa nave. E quindi poi abbiamo un ulteriore componente, cioè quindi questo gioco corrisponde alla situazione reale, cioè quindi ogni costruttore può scegliere il colore della nave e viene stampato l'immagine di questa nave, se la può ritirare e portarsela a casa. Quindi questo è dedicato ovviamente per il pubblico più giovane, e vediamo che le reazioni sono più che positive. Oltre a questo gioco nel museo si possono vedere diverse animazioni all'entrata. Abbiamo spiegata la costruzione dell'Eut, un altro tipico nave della zona, imbarcazione della zona. Poi secondo aspetto che abbiamo questa gaeta di Betina, come si costruisce con tutte le parti, e nel museo si possono vedere diversi film documentari sulle tradizioni, come il matrimonio, come il lavoro nei campi, la pesca, sulle rotte di navigazione dei vecchi pescatori. Ecco, questo sarebbe tutto, grazie. Thank you very much. You showed us a fascinating manner to... Grazie per averci presentato questo modo molto accattivante di far rivivere il passato. È anche un modo per guardare il passato, per riflettere sul futuro, che è la cosa credo più importante. Grazie di nuovo quindi. E ora? Una presentazione del dottor Paolo Clini che ci parlerà della dimensione ICT del progetto. Professore di architettura all'Università Politecnico. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito a questa conferenza. Mi scuso di non poter essere in presenza, ma un impegno istituzionale molto importante mi ha costretto a registrare questo mio intervento. E spero comunque di poter rispondere a quello che è il titolo, il quesito che ci pone il titolo di questa mia relazione, un'esperienza virtuale per riscoprire il cultural heritage. Un tema di grande attualità, soprattutto in questo periodo di Covid, in cui il tema del digitale, del virtuale è naturalmente di grande attualità. In un quarto d'ora cercherò di essere molto sintetico, ma spero di essere esaustivo rispetto al concetto che voglio esprimere. Qualunque esperienza virtuale si basa sostanzialmente sulla riproduzione di un modello digitale, almeno le esperienze virtuali di cui noi parliamo, che tendono a favorire una fruizione nuova e avanzata del patrimonio. Quindi modello digitale, riproduzione digitale, quindi concetto di copia. È un concetto molto affascinante che meriterebbe un convegno a parte, ma ecco, però vorrei dire due parole perché questo ritengo sia rilevante nel nostro processo. Un concetto di copia molto antico, perché gli antichi greci, noi oggi vediamo, come si può vedere da questa slide, le statue degli antichi greci riprodotte perfettamente. Oggi noi andiamo a visitare un museo e vediamo queste statue, le consideriamo quasi come degli originali, no? E diciamo questa straordinaria capacità tecnica che avevano gli antichi di riprodurre perfettamente degli originali ci restituiva già un patrimonio che aveva il suo carattere di originalità, oltre che permettere quello che si auspicavano due grandi filosofi di inizio secolo che hanno scritto due libri profetici, uno Paul Valéry, La conquête dell'ubiquité, e uno Walter Benjamin, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, che accentrano l'attenzione sul valore della copia come elemento di democratizzazione, come elemento di bene comune, come dire autentico compimento di quello che deve essere il grande ruolo dell'arte, no? Diventare un bene comune che possa essere fruibile dovunque per chiunque. Ecco, questo è un concetto, ripeto, molto importante. C'è una bellissima frase di Salvatore Settis che vedete in questa immagine, che sostanzialmente mette sullo stesso piano copia e originale. Fra originale e copia c'è una strana tensione: la copia rende omaggio all'originale, con ciò ne riconosce la superiorità, ma insieme pretende di sostituirlo e dunque ne contesta l'unicità. Ma questo accadeva allora, ma accade oggi, proprio per le tecnologie che oggi ci appunto permettono di restituire queste copie con un grado di realismo straordinario. Quasi, come dire, oggi noi siamo in grado di generare delle copie non più fisiche ma digitali, dove vediamo quello che non potremo nemmeno mai vedere davanti all'opera fisica, dove io sono solito dire il pittore, lo scultore o l'artista, come dire, vede meno di quello che noi riusciamo a vedere. Ecco, allora come avviene questo processo di copia? Attraverso oggi, non con un calco come si faceva anticamente, ma attraverso un processo di dematerializzazione. Un processo di dematerializzazione che ci permette di generare le condizioni per cui si possono avere queste esperienze virtuali. E ci permette di realizzare questi che io chiamo facsimili digitali, che possono essere portati in mondi nuovi, in mondi diversi. Il mondo della realtà virtuale, il mondo della realtà aumentata, il mondo della realtà immersiva, il mondo della mixed reality. È fondamentale che questa operazione di digitalizzazione avvenga in modo scientifico. Questo è un altro grande tema che ci potrebbe anche fare alcune riflessioni su quello che è successo dopo il Covid e su come i musei hanno fatto vedere di non avere ancora un loro patrimonio scientificamente digitalizzato. Ma insomma, dicevo, una digitalizzazione scientifica che passa attraverso dei processi che io qui cerco rapidamente di riassumere, che riguardano da un lato l'albero, vedete sulla sinistra, del 2D attraverso l'acquisizione di immagini ad altissima risoluzione, e poi l'albero del 3D che genera fondamentalmente una nuvola di punti attraverso le tecniche laser o le tecniche fotogrammetriche, la stratform motion, si genera una nuvola di punti. Questa nuvola di punti è un po' il vero facsimile, un po' alla base di tutti quei modelli che poi possiamo andare a generare per avere proprio queste esperienze virtuali e per portare, come dicevo prima, appunto questi manufatti in un mondo nuovo, non più nel mondo fisico dei musei, non più il mondo fisico dei luoghi che abbiamo intorno a noi, ma come vedete sotto, HBIM, disegni 2D, realtà virtuale, aumentata, la stampa 3D e fino naturalmente a tutto quello che è il tema delle esibizioni, dei musei, delle mostre. Vi voglio far vedere un aspetto fondamentale su cui si basa, a mio parere, la qualità di un'esperienza virtuale. Il tema del dettaglio, che è quel qualche cosa di nuovo che oggi ci restituiscono questi nostri modelli digitali. Vi faccio vedere due esempi molto rapidamente. Questo è un nostro repository di modelli 3D. Vi faccio vedere questa chitarra danzante che si trova al Museo Archeologico Nazionale delle Marche, poi se volete potete andare nel sito a vedere. Ecco, questa è la nuova copia antica, vedete un modello 3D, spero che riusciate a vedere, ad alta risoluzione, guardate. E vedete cos'è questo concetto di dettaglio, questo concetto di facsimile che noi tendiamo a sottolineare, che non è solo un facsimile morfometrico, ma diventa anche un facsimile cromatico e materico. Andiamo rapidamente a vedere un altro tipo di dettaglio. Ringrazio gli amici di Alta Definizione con cui noi collaboriamo, che sono specializzati nei dettagli dei dipinti 2D. Ecco, guardate questa annunciazione di Leonardo come si mostra andando a leggere i dettagli. Qui siamo nei dettagli dei capelli, vediamo il tratto pittorico, ecco, vediamo quella bellezza inusitata, no? Che non vedremo mai davanti all'originale, che probabilmente neanche Leonardo riusciva a vedere. Allora, questa è la condizione. Arrivare a questa digitalizzazione scientifica è la condizione che ci permette di entrare in mondi nuovi. E vi faccio vedere alcuni esempi, ho un quarto d'ora, quindi devo andare abbastanza rapidamente, poi chi è interessato naturalmente potrà approfondire le cose che quello che io oggi vi faccio vedere. Ecco, questo vedete un esempio di realtà virtuale che tutti conosciamo, questa è la ricostruzione di un teatro romano basata su dei resti laser. Qui vedete appunto come si genera questo modello, vedete una possibile applicazione attraverso un monitor che io in questo momento sto guardando, e questo modello mi si genera anche attraverso degli apparati narrativi che io posso costruire e generare. Ecco, qui vedete alcuni dettagli che ci illustrano come viene fatto il passaggio attraverso lo stratform motion dal modello originale fino al modello reale. Quindi la realtà virtuale più nota, più conosciuta, cioè modelli che possono essere di architettura o beni mobili che io posso andare a vedere sul mio monitor. Poi diciamo che se questi modelli sono ben fatti, io posso portarli, come vi dicevo prima, posso portarli in questo mondo nuovo. E andiamo a vedere alcune applicazioni. Questa vedete è un'applicazione di realtà aumentata sullo stesso teatro che vedevate prima. Con un device sto inquadrando la planimetria di quel teatro e vedete come su questa planimetria mi si genera questo modello plastico, questo modello digitale. Vedete come questo modello inizia a percorrere queste strade nuove. Con i miei occhi vedo la planimetria su un banale foglio di carta, con il device vedo il modello ricostruito che va a sincronizzarsi, no? a sovrapporsi alla pianta. Ovviamente questa scala è una scala ridotta, è una scala da approccio museale, diciamo. Ma se andiamo avanti nelle frontiere della realtà aumentata, passiamo a un'esperienza molto interessante, che è quella di riuscire a generare, sempre partendo dalla digitalizzazione scientifica, questi modelli in scala 1:1 direttamente nei luoghi dove erano collocati. Qui siamo all'interno di un parco archeologico, vedete Decumano, di fianco ci sono resti di botteghe, e qui vedete un modello 1:1 che si genera inquadrando con un device dei target. Una volta che ho generato questo modello, posso iniziare a navigare all'interno di questo modello, come dire, e vengo georeferenziato durante la mia visita. Ancora più interessante forse questa esperienza di un mosaico che si trovava sempre in questo parco archeologico in una camera da letto. Questo mosaico è stato rilevato in 3D nel museo archeologico dove si trova, è stato riportato in un'app di realtà aumentata. Questa persona ora è all'interno di questa stanza, sta inquadrando appunto dei target, il mosaico, vedete, viene generato in scala 1:1 e adesso lui può iniziare a camminare virtualmente sopra questo mosaico, può avvicinarsi con il tablet e può vedere questo mosaico ad altissimi dettagli. Ancora un'ulteriore esperienza di approfondimento di realtà aumentata. Qui siamo, ecco, un po' davvero sulle frontiere, ma credo molto innovative rispetto anche alla fruizione di parchi archeologici, è il poter integrare cinema e realtà aumentata. Ecco, non so se riuscite a vedere l'immagine, qui c'è una donna che sposta una lanterna registrata su un green screen. Diciamo che tutto viene montato, i resti archeologici, la ricostruzione 3D del luogo, queste sono delle, credo, delle botteghe, e la persona vengono montate all'interno del sistema in Unity di realtà aumentata. Inquadrando i resti io genero non solo gli elementi statici, non solo i 3D dell'architettura, ma generano anche scene di vita che si svolgono all'interno di questo luogo. Come vedete, qui siamo all'interno di un'esperienza virtuale molto attrattiva, molto forte, molto spettacolare, soprattutto per la possibilità di ricostruire la contestualizzazione di questi siti archeologici. Realtà immersiva, vado rapidamente. Realtà immersiva invece è la possibilità di camminare dentro questi luoghi, di non usare dei device per guardare al di fuori, ma entrare. Qui siamo dentro lo studiolo del Duca Federico, c'è una complessa opera di digitalizzazione scientifica che è stata compiuta per realizzare questo modello ad altissima risoluzione, risolvendo grandi problematiche di illuminazione. Questa persona sta camminando, si trova proprio lì dentro, con questi joystick, può richiamare delle schede, può richiamare degli audio, ma soprattutto può vedere questo studiolo così come lo vedrebbe se fisicamente andasse a Palazzo Ducale, ma può anche vederlo in una maniera diversa, più approfondita, può avere degli zoom, può avere dei dettagli, può avere un rapporto molto personale, molto intimo, molto spettacolare con questo luogo. Questo tipo di applicazione pone un'altra frontiera molto interessante che il digitale, come dire, ci suggerisce, che è quella non solo della circolazione delle opere, dei manufatti digitali, ma anche quello della circolazione dei luoghi. Anche questo è un concetto molto interessante che andrebbe approfondito, ma ecco, vado ancora avanti a vedere un'altra frontiera, anche questa su cui noi lavoriamo da tempo, quella di poter vedere dei manufatti in 3D senza l'utilizzo di device. Ecco, questo è un ologramma, o meglio un pseudo-ologramma, in cui con le mani interagisco con queste formelle di Francesco Di Giorgio Martini ad altissima risoluzione. Ecco, lo fermo un attimo. Ecco, vedete, questa è una possibilità molto interessante. Naturalmente pensate di poter sviluppare questo ologramma in grandissimi spazi di proiezione e, diciamo, questo sta dentro la strada che noi stiamo perseguendo, collaborando anche con delle aziende che fanno hardware ad altissimo livello, che è quella di riportare il 3D davanti ai nostri occhi, il 3D digitale, ripeto, senza l'ausilio di device, di occhiali o di tablet, che possono essere dei filtri, come dire, anche a volte fastidiosi. Andiamo rapidamente alla fine. Un'altra grande frontiera, naturalmente, ma su questo io passo oltre, vi invito ad andare a vedere il tour al link che viene indicato. Naturalmente c'è tutto il tema del web museum, molte esperienze virtuali si possono fare andando a generare dei musei web, quindi andando a vedere le opere di questi musei attraverso dei tour virtuali. Questo è un tour virtuale fatto in periodo di lockdown della Pinacoteca Civica di Ancona, un museo che ha grandissime opere, Tiziano, Lotto e tanti altri autori. È possibile navigare all'interno di questo museo, è possibile anche poi andare a vedere, a visualizzare, a estrarre in 3D e vederli davanti ai propri occhi molte delle opere che sono contenute all'interno di questa Pinacoteca. L'ultima cosa che vi faccio vedere, che è molto importante, è in cui, come dire, anche questa è un'esperienza virtuale molto rilevante, che è il tema del monitoraggio del pubblico. Un monitoraggio che va inteso in diversi registri, con diversi significati. Da un lato capire, sapere chi entra nei musei, profilare l'utente, avere dei feedback dall'utente di gradimento per poter andare a migliorare le nostre installazioni, i nostri musei. Dall'altro utilizzare questi nuovi sistemi di infrastrutturazione digitale, questo è un metodo che usa l'intelligenza artificiale applicata a delle a sistemi di visione generati da delle telecamere che, appunto, ecco, come vedete, infrastrutturano il museo. Questo è un progetto per la Fondazione Team per il Museo Mero. Dicevo, l'altro aspetto è quello dell'accessibilità, utilizzare questi sistemi digitali molto evoluti, molto avanzati, per permettere a tutti di visitare, di vedere, di acquisire contenuti in relazione anche alle loro caratteristiche, dalla lingua ai loro interessi, ma anche alle loro particolari disabilità. Ecco, questo lo ritengo oggi fondamentale per poter andare poi effettivamente anche a sviluppare delle installazioni digitali come quelle che avete visto prima, che siano gradite, che siano efficaci, che siano sostenibili e che vengono esattamente incontro ai desiderata degli utenti. Io ho terminato qui, vi ringrazio, spero di essere stato nei tempi. Chiunque voglia approfondire le cose che noi facciamo può andare in questo sito. Io dirigo un laboratorio, si chiama Decalos, è un laboratorio dove noi ricostruiamo tutte le filiere digitali, dall'acquisizione fino alla fruizione. In questo sito www.distory.org vedete i nostri lavori, i nostri contatti, se poi qualcuno vuole approfondimenti noi siamo a disposizione. Vi ringrazio molto della pazienza e vi auguro buon lavoro. Grazie. La visione delle città portuali verrà descritta dal rappresentante dell'autorità portuale del sistema, dell'autorità portuale dell'Adriatico centrale, il dottor Vettorel. Ci parlerà di passato, presente e futuro del patrimonio adriatico. Ecco, come avete visto da questo video, 8 partner si sono riuniti in questa rete che abbiamo scelto appunto di chiamare Adrio. Volevamo un nome che consentisse di dialogare tra le due lingue dell'area di programma, ma che fosse comprensibile anche al di fuori dell'area stessa. E alla fine, nel confronto tra i partner, è emersa questa idea e questa grafica che d'ora in poi accompagnerà questi 8 musei virtuali. Past and present per quel che riguarda la cooperazione. Beh, possiamo dire sicuramente che quando siamo partiti coinvolgendo i partner di questi 8 porti, abbiamo trovato sensibilità comuni, ma obiettivi tra loro molto diversi. E questa è stata la sfida, ed è tuttora la sfida principale. Sì, perché la dimensione del rapporto tra porto e città comunque fa fatica a entrare in schemi predefiniti e si basa soprattutto sulla capacità di attivare, coinvolgere quello che il presidente Musolino nel saluto introduttivo chiamava proprio il genius loci, cioè la capacità di andare a individuare quelle tradizioni, quei saperi, quella parte di patrimonio monumentale, anche fisico, che viene percepito come un qualcosa che è identità locale, un qualcosa che riguarda, che coinvolge non solo chi lavora all'interno del porto, chi vive il porto e le sue famiglie, ma che è in grado di coinvolgere anche chi vive intorno al porto e quindi ha una relazione più indiretta. Questo elemento l'abbiamo trovato dal confronto con tutti i partner, quindi parliamo di Ancona, Ravenna, Venezia, Trieste, i colleghi croati su Rijeka, piuttosto che Zadar, Spalato e Dubrovnik. Ma abbiamo dovuto far fronte quindi anche a punti di partenza tra loro molto differenziati. Volevamo però dare un qualcosa di più che fosse un valore aggiunto rispetto ai percorsi di sviluppo dei musei virtuali e ai percorsi di relazione porto-città che abbiamo incontrato quando abbiamo scritto il progetto. E quindi ecco che abbiamo scelto l'idea di realizzare una piattaforma comune. Oggi quindi avete visto nel video che è stato appena lanciato durante il mio intervento, nel primo video di Venezia, il lavoro dei musei virtuali sta andando avanti, sta crescendo e prevediamo entro giugno dell'anno prossimo di poter presentare la rete dei musei virtuali con il loro contenuto al grande pubblico. In contemporanea però abbiamo lavorato e stiamo costruendo quella che è la dimensione Adrio di questa piattaforma virtuale. Quindi una presentazione comune che fa da parte introduttiva, da benvenuto in questa rete di 8 musei e che racconta quelli che sono gli elementi comuni. Perché un altro elemento certamente individuato era la necessità per ciascuno dei musei virtuali di dialogare con le altre infrastrutture portuali dell'area di programma. Il museo virtuale da solo non si leggeva, c'era un qualcosa magari di non detto, un qualcosa che poteva essere approfondito. Ecco che lavorando su questo che all'inizio genericamente chiamavamo filo rosso, siamo arrivati a costruire un'identità comune, oggi rappresentata dal logo che ho appena presentato, e che è strutturata su 2 livelli. Un racconto che si troverà appunto all'ingresso della piattaforma virtuale che ospita gli 8 musei virtuali e che è un viaggio attraverso le sponde dell'Adriatico, e poi una dimensione intermedia articolata su 3 percorsi che sono tradizioni e culture, storie e heritage, dove invece a dialogare saranno prodotti all'interno di ciascuno dei musei virtuali che vengono inseriti insieme in una sorta di percorso. Ci diceva l'intervento precedente, anche noi in qualche maniera colleghiamo i punti e quindi proponiamo un'esperienza di viaggio attraverso gli 8 musei piuttosto che un'immersione in ciascuno dei singoli musei. Quindi questo tessuto che si è venuto a formare progressivamente, no? Di una dimensione verticale con le tematiche di ciascuno degli 8 siti coinvolti, e una dimensione orizzontale con i linguaggi, per esempio l'utilizzo delle tecnologie contemporanee, consente di strutturare un qualcosa che ha una sua coerenza d'insieme, non è solo la somma delle 8 unità. A livello locale, sicuramente l'esperienza di realizzare i musei virtuali ha consentito e sta consentendo a ciascuno di partner di ragionare su un duplice fronte. Un lato importante è quello proprio del coinvolgimento anche della comunità locale, lo sentivamo molto bene nei primi interventi, questa esigenza appunto di coinvolgere, di far sentire che è un qualcosa di proprio la realizzazione dei musei virtuali, o come vengono chiamati da AIVP, avendo anche finalità un po' diverse, i port center. Dall'altro la volontà, l'opportunità di dialogare con chi in questi porti transita. Per la gran parte i porti coinvolti nel partenariato sono porti con una forte dimensione passeggeri, e comunque tutti hanno al proprio interno il traffico passeggeri. Ecco che quindi anche questo è un modo per presentarsi a quelli che sono i nostri clienti, introducendo loro nella realtà locale del porto, in quello che è l'insieme delle tradizioni, dei saperi, ma non limitandoci all'ambito portuale, ma dialogando con il territorio di riferimento. Infine, per concludere il mio intervento, quelle che sono un po' le lezioni apprese. Sicuramente la prima, lo ribadisco, quello che abbiamo visto è che la relazione porto-città è un motore eccezionale per strutturare i musei virtuali dei porti, ma è anche un qualcosa di estremamente differenziato che deriva dalle diverse esperienze di sviluppo dei porti. È un qualcosa che coinvolge, quindi questa capacità di generare immediato coinvolgimento non solo in chi è presente e si identifica nel lavoro dei porti, ma anche in chi vive nelle città portuali. È un qualcosa che non riguarda necessariamente solo gli aspetti storici, quindi noi abbiamo coniato la definizione di musei virtuali, ma in realtà molti dei musei virtuali racconteranno cos'è il porto oggi, la capacità del porto di trasformarsi e di interpretare il contemporaneo. E infine il valore aggiunto della dimensione della rete, un qualcosa che appunto consente di mettere insieme gli elementi di valore aggiunto, identificare un'area geografica e poi per ciascuno dei singoli siti, dei singoli porti, andando a individuare gli elementi in comune, altro non si fa che sottolineare quelle che sono le tracce del passaggio dell'innovazione, no? Che lascia elementi comuni nei vari siti, nei vari porti, e si trovano ad affrontare sfide comuni. E questo è un po' il racconto della capacità grande dei porti e delle città ad essergli vicine di interpretare il cambiamento anziché fermarsi a subirlo. Io concludo qui la mia presentazione e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie dottor Vettorello. E quindi tutto questo potrà succedere solo nel porto. Grazie molte per il suo intervento. E siamo arrivati dunque al nostro ultimo discorso, che riassumerà tutte le idee e tutti gli spunti forniti dai relatori precedenti, e affidiamo questo compito alle preziose parole della dottoressa Mancinelli, sindaca di Ancona e delegata nazionale per le questioni associate alle città porto per l'Associazione dei Comuni Italiani. E in questa qualità è parte della conferenza nazionale sui porti dedicata al coordinamento delle politiche portuali presso il governo italiano. Per darmi dato l'opportunità di portare, spero, ancorché piccolo contributo a questa riflessione molto importante, a questa occasione di incontro e di scambio di idee, di esperienze su un tema che è un tema centrale. Io posso, è vero, da qualche mese ho anche questo ruolo di coordinamento della commissione città portuali, che in Italia sono tante, città portuali dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Credo che da questo punto di vista le cose che andrò a dire e che sono frutto della esperienza e della riflessione, della mia esperienza di governo come sindaco della città di Ancona, hanno sicuramente una connotazione relativa alla mia città, ma credo che in gran parte, in larga misura, per quello che conosco e per le relazioni che anche in questi mesi ho sviluppato con i miei colleghi, con gli amministratori delle altre città portuali italiane, credo che in gran parte potrebbero essere riflessioni, considerazioni, esperienze sovrapponibili nella sostanza, nell'essenza, anche a quelle appunto di tante altre città portuali italiane. È vero, come si diceva, che le città portuali, in particolar modo in Italia, che hanno una storia, ma non solo in Italia, che hanno una storia lunga nei secoli, le città portuali spesso sono nate, si sono costruite, si sono sviluppate attorno al porto. In Ancona è stato assolutamente così, e dunque anche molto del patrimonio monumentale, molti dei segni fisici che sono evocativi della storia e dell'identità delle città, così come si è venuta costruendo nei secoli, stanno anche fisicamente, nella mia città così è, dentro il porto, dentro proprio l'area portuale o nelle immediate adiacenze. Nella nostra realtà è così, noi abbiamo all'interno dell'area portuale tracce fortissime del porto romano, del porto traianeo, voluto e costruito, ricostruito e potenziato dall'imperatore Traiano, che da qui partì per le campagne in Dacia e in tanti altri posti della nostra Europa, e abbiamo subito a ridosso del porto, proprio fisicamente contiguo all'area portuale, tutta la città medievale, la città dell'epoca dei liberi comuni, delle repubbliche marinare, tra cui anche Ancona. Abbiamo, è emblematico, la cattedrale, il Duomo di San Ciriaco, che ha oltre 1000 anni di storia, che è su una collina a picco sul porto, non solo sul mare, sul porto. Quindi i segni tangibili della storia della città stanno dentro al porto o abbracciano il porto. Posso testimoniare con questo mio contributo e confermare le tesi che sono state prospettate dagli interventi che mi hanno preceduto Questi pure hanno trovato conferma nei contributi, nelle esperienze descritte negli interventi che mi hanno preceduto. Posso confermarle raccontandovi molto sinteticamente l'esperienza che noi abbiamo vissuto e che ha permeato la vita della città e del governo locale, del governo cittadino, la mia esperienza di sindaco, in maniera veramente molto molto forte e pervasiva. Diciamo che quello che l'azione dell'amministrazione in questi 7 anni, io faccio il sindaco da 7 anni, l'azione dell'amministrazione e quello che è accaduto anche per protagonismo di altri soggetti, che non è solo l'amministrazione comunale, in primo luogo l'autorità portuale, ma non solo, quello che è accaduto in questi 7 anni in realtà in parte ha positivamente sorpreso anche noi. La riscoperta, poi dirò come, la riscoperta di questa potentissima risorsa del rapporto città-porto, il rapporto non solo dal punto di vista economico, ma anche appunto sotto il profilo culturale, inteso anche come elemento costitutivo dell'identità di una comunità, è stata veramente una grande e positiva esperienza, in parte sorprendente. Diciamo che la riscoperta del rapporto porto-città ha dato la risposta, o una parte importante di risposta, a un tema essenziale della nostra epoca, il bisogno di identità. Nel periodo storico che stiamo vivendo, per i processi tumultuosi della globalizzazione, della rivoluzione tecnologica, i cambiamenti sono così intensi e così rapidi che provocano tanti effetti positivi e negativi, ma un effetto potente, specie in questa parte del mondo, è quello della destabilizzazione delle certezze, il rischio di perdere agganci con l'identità, con le radici, di perdersi. Questo genera ansia, paura, preoccupazione, che va perfino al di là delle conseguenze concrete delle crisi economiche, cioè. Dunque, in questi anni io ho visto crescere anche qui nella nostra realtà un bisogno potente di identità. Ecco, la riscoperta del rapporto porto-città ha dato una potente risposta a questo bisogno essenziale. E questo è avvenuto non in modo pianificato a priori. Cioè, nella mia prima esperienza, il mio primo mandato da sindaco, 2013-2018, insieme alla coalizione di governo che ha sostenuto l'amministrazione, non è che avessimo già del tutto chiaro tutto questo. L'abbiamo in qualche modo scoperto cammin facendo. Per essere ancora più concreti, uno dei primi progetti, era 2015, uno dei primi progetti su cui l'amministrazione comunale e l'autorità portuale hanno mosso passi concreti nel rapporto materiale proprio porto-città, è stato quello dell'abbattimento delle reti, erano le reti di protezione per la security, in una parte del porto commerciale, quella appunto che noi chiamiamo il porto antico, quella dove ci sono fortissime presenze del porto traianeo, dall'arco di Traiano, l'arco di trionfo che accolse Traiano al ritorno delle sue campagne di conquista, l'arco clementino, tracce visibilissime del porto romano. Ecco, quella parte di porto è stata progressivamente, in parte già lo era, abbandonata dal traffico commerciale, anche per ragioni di funzionalità, e restituita anche fisicamente all'uso urbano. L'abbattimento delle reti, la realizzazione di una serie di interventi, dai tatuaggi urbani a una serie di altri interventi di recupero, che hanno fatto diventare quella parte di porto un pezzo di città vissuta dai cittadini come un posto dove andare a passeggiare, dove ascoltare musica, con eventi di carattere culturale, dove andare a gustare il pesce alla sera d'estate. Ed è stato così potente, ricordo ancora la festa di inaugurazione dell'apertura del Porto Antico, il 26 di luglio del 2016, e fu un evento in cui vennero decine di migliaia di persone, e da quel momento si è messo in moto, è stato il detonatore, si è innescato un processo di massa che ha coinvolto la stragrande maggioranza dei nostri concittadini e che ha inciso in maniera empatica nel rapporto appunto della città con il suo corpo. E questo è stato un momento importantissimo, non solo di ritrovata identità, ma di una identità che, riscoprendo le radici e l'orgoglio di questa storia, si è anche scoperto come fosse un'identità particolarmente idonea al mondo contemporaneo, perché è un'identità nello stesso tempo forte, e questo rassicura, ma è un'identità che è fondata ontologicamente nell'apertura, nel rapporto con gli altri, perché un porto vive perché da quella porta passano persone e merci, e quella porta ti mette in relazione con il resto del mondo, non è un muro, è una porta aperta. Questa identità forte e dunque rassicurante, ma nello stesso tempo abituata al rapporto con il mondo, è un'identità particolarmente idonea ad essere vissuta nel mondo contemporaneo. Questa cosa, dicevo, in modo empatico ha messo in moto un meccanismo per il quale poi questa spinta ha orientato anche l'azione di governo. Quando c'è stata l'apertura del Porto Antico, non certo pensavamo che era uno dei passaggi di riqualificazione urbana della città, ma non pensavamo che avrebbe prodotto quella fortissima spinta di cui parlavo prima. Quella fortissima spinta poi ha orientato anche le scelte successive di governo dell'amministrazione, e anche qui non solo dell'amministrazione, degli altri soggetti politici forti che operano in questo territorio, a partire ovviamente dall'autorità portuale, dall'università e non solo. E dunque, per esempio, questa spinta, questa ritrovata identità nel rapporto della città con il suo porto, ha anche orientato in maniera nettissima la definizione del piano strategico della città, e dunque ha orientato le scelte di investimento e di azione pubblica, e sollecitato anche l'iniziativa dei privati. Concretamente, piano strategico della città che abbiamo definito, costruito negli anni 2015-2016, che abbiamo, come dire, definitivamente approvato nei primi mesi del 2017, conteneva non solo direttrici di sviluppo, molte delle quali incentrate o collegate alle attività portuali e all'economia del mare che intorno alle attività portuali ruota, ma anche dal punto di vista delle trasformazioni fisiche della città. Il piano strategico era fatto anche, oltre che di obiettivi e di indirizzi, anche di alcuni progetti strategici, appunto, di trasformazione fisica della città, tutti concentrati, o al 90% concentrati, sull'arco del golfo della città, cioè su tutte le aree che costituiscono il rapporto porto-città. E su questo abbiamo orientato la ricerca di finanziamenti, su questo abbiamo investito la totalità dei finanziamenti ottenuti attraverso gli interventi territoriali integrati, finanziamenti europei, che sono andati appunto a progetti tutti già in corso di realizzazione, che vanno dalla riqualificazione illuminotecnica di tutto il fronte mare e dei monumenti e delle emergenze storiche che ne stanno appunto alle spalle, al recupero architettonico di Palazzo degli Anziani, che era palazzo medievale, sede del governo della città appunto durante le Repubbliche Marinare, e a una serie di altri interventi sulle piazze, sulla città medievale a ridosso del porto. Così come abbiamo orientato su quell'arco di collegamento territoriale tra porto e città tutti i finanziamenti conquistati con i diversi bandi nazionali, dal bando periferie che ci ha portato circa 18 milioni di euro per il recupero delle periferie storiche, cioè del quartiere storico dei pescatori che affaccia appunto sul porto, e a una serie di altri interventi. Dunque l'intero piano strategico della città, fatto di obiettivi, ma di progetti strategici anche ben definiti e concretamente definiti, è stato orientato da questa riscoperta del rapporto della città con il porto. Piano strategico che è in corso di realizzazione, che per il 50-60% dei progetti strategici contenuti è già in corso di realizzazione. Dunque, possiamo testimoniare del fatto che il valore non solo economico, non solo storico-culturale, inteso come patrimonio anche tangibile, da offrire al mondo intero, perché ne possa fruire appunto come consumo culturale, ma quanto questo patrimonio culturale, fatto non solo di monumenti, ma di storia, di pezzi di storia della città, quanto tutto questo sia materia prima assolutamente potente per rispondere alle domande, alle esigenze di oggi, contemporanee. Prima fra tutto, dicevo, quel bisogno di identità empaticamente vissuto e riscoperto con un'esperienza di massa, cioè di decine di migliaia di persone in una piccola media città. Questo significa che il cuore pulsante della città, che l'intera comunità ne è stata in qualche modo, chi più, chi meno, ma in qualche modo partecipe, e ci ha consentito di capire come i piani strategici, quelli efficaci, quelli che poi si realizzano pure, necessariamente debbono attingere ad un patrimonio di conoscenze, come dire, specialistiche, a professionalità specifiche, ma non possono fare a meno, per essere veri e realizzabili, non possono fare a meno di intercettare anche quello che è vissuto in modo appunto empatico dalla comunità, dalla comunità cittadina e non solo, nel suo complesso. Questo tra l'altro ci ha consentito anche di rispondere almeno in parte a un altro tema, al rapporto della città di Ancona con il resto della regione in cui è inserita, quindi guardando non solo al mare ma guardando anche a terra, in questo caso con la regione Marche. Questa ritrovata forte identità, non giocata contro qualcun altro, ma felici e orgogliosi dei propri talenti, del proprio saper fare, della propria storia, questa forte riscoperta di identità ci ha dato anche una diversa, ci ha consentito di far maturare una diversa percezione della nostra città da parte del territorio circostante. Se mi è consentito, ci ha dato anche una diversa autorevolezza e reputazione nei confronti del territorio circostante, e ci ha consentito quindi di svolgere meglio anche un ruolo come quello di capoluogo di regione, che specie in una piccola regione e per una città medio-piccola è un tema particolarmente complicato. Quindi, della effettiva utilità della valorizzazione del patrimonio tangibile e intangibile, il patrimonio culturale, che i porti e tutto quello che intorno al porto vive e pulsa, della utilità, del possibile utilizzo di questa risorsa per rispondere alle esigenze, alle domande che l'oggi, il terzo millennio, pone a tutti noi, posso dare concreta testimonianza. Credo che, e concludo, credo che esperienze simili nei tratti essenziali, anche se poi diversi sono i monumenti, le diverse concrete realtà, potrebbe essere ripetuta tranquillamente da qualunque sindaco di qualunque città portuale italiana. Quindi convinti dall'esperienza fatta, perché la tesi è stata dimostrata nella concreta, abbiamo fatto una verifica di impatto reale, diciamo così, di questa tesi, siamo sempre più convinti di andare avanti su questa strada. Grazie per il contributo che mi avete concesso di portare. Thank you to Miss. Grazie, dottoressa Mancinelli. Chiaramente dopo il suo appassionato discorso è impossibile aggiungere altro, è impossibile concludere con le parole, quindi suggerirei di rivedere il video di Adrio, della rete Adrio, ma ricordate la rete dei porti, la rete culturale dei portici, dei porti adriatici, sta cercando di raccogliere esperienze e di darvi il benvenuto in questa esperienza spazio-temporale.